Tutto questo è Ratinox. Vincere, questo è l'imperativo di Virtus Francavilla Calcio e Brindisi nella sfida della nona giornata di campionato per la Serie B Girone H nel nuova arena di Francavilla Fontana. Le due formazioni si affrontano per lo stesso obiettivo, i tre punti, obiettivi però di campionato decisamente opposti. Francavilla vuole lasciare alle spalle le due sconfitte consecutive e riprendere la corsa verso il primato, occupato in questo momento dalla Nocerina. Il Brindisi è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale per poter riavvicinarsi a quello zero in classifica che farebbe iniziare la sua effettiva corsa verso il raggiungimento della salvezza nel campionato di Serie D. Buon pomeriggio a tutti da Davide Cucinelli e Denis Magri. Tra poco ci collegheremo anche nella nostra squadra che seguirà la diretta della sfida tra Francavilla e Brindisi, anche con Alessandro Zanzico da bordo campo. Però subito, Denis, chiedo a te un commento sull'aspettativa di questa partita e poi daremo anche lettura delle formazioni ufficiali. Sì, è una partita che, come dicevi giustamente tu Davide, entrambe vogliono vincere per tornare a inseguire i propri obiettivi. Ricordiamo che la Virtus Francavilla è reduce da due KO consecutivi, dopo che in realtà poi le precedenti 8 partite le aveva vinte tutte. Brindisi che va ovviamente, come dicevi giustamente tu, con l'obiettivo di annullare questa penalizzazione in classifica, e poi in base anche a breve vedremo anche le scelte che ci presenterai Davide, perché ci sono delle novità soprattutto in casa Francavilla nell'atteggiamento, nella veste tattica. E andiamo subito a dare lettura delle formazioni. Siamo proprio dal Francavilla Calcio con Severs tra i pali, linea difensiva a 4 con Piccolo, Allegrini, De Nova e Lambiase, sulla mediana Marconato e De Luca, e poi la parte ultra offensiva di mister Ginestra con Pinto, Taurino, Arrighini e Sosa. In panchina a disposizione del tecnico francavillese ci sono Bertini, Sisai, Spavone, La Tagliata, Costantino, Mbaye, Enrico, Tiam e Diop. Risponde il Brindisi col 3-5-2 di mister Nicola Ragno. Milan tre pali, linea difensiva con De Pace, Vasquez e Viti. Esterni sulla mediana ci sono l'ex di turno Nunzella e dall'altro lato Rana. Centrali ci sono Ernaiz, Di Francesco e Bottalico. In avanti a chiudere la zona offensiva brindisina Dellino e Marchegiani. A disposizione del tecnico brindisino ci sono, oltre al secondo portiere Mataloni, anche Taormina, Tangorre, Lucchese, Moculu, Ricci, Canale, Barone e Nicolli. Non c'è in panchina l'ultimo arrivato in casa brindisina, Conti, annunciato nelle scorse ore dalla società adriatica. Dirige l'incontro il signor Andrea Scarano della sezione di Seregno, primo assistente Stefano Petralin della sezione di Vicenza e Pier Guido Morsanuto della sezione di Porto Gruaro. Alle 14:30 è previsto il fischio d'inizio, ovviamente come spesso succede potrebbe tardare di qualche istante, ma le panchine iniziano a prendere posizione proprio verso dove c'è il nostro Alessandro Zanzico, al quale chiedo subito le prime sensazioni da bordo campo. Ciao Davide, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a Dennis. Abbiamo intercettato le voci di Andrea Gianni per quanto concerne il Brindisi e Antonio Magri per quanto riguarda la Virtus Francavilla. L'impressione è che, come facilmente si poteva intuire, questa sia una partita estremamente importante al di là di quello che recita la classifica, perché la Virtus, dopo aver raccolto due sconfitte consecutive arrivate in seguito ad 8 vittorie di fila, considerato campionato e coppa, vuole chiaramente rialzarsi, e quale migliore occasione per farlo se non contro l'ultima della classe, quantomeno per quanto recita la classifica. D'altro canto invece il Brindisi, con Andrea Gianni, ha specificato che da adesso in poi è un Brindisi che non deve guardare in faccia nessuno, è un Brindisi che deve necessariamente provare a vincere contro chiunque, a prescindere da quello che può essere il valore assoluto della squadra, a prescindere da quello che può recitare la classifica. Squadre che stanno entrando in campo in questo istante, linea a te Davide.
E sì, entrano proprio in questo istante nel terreno di gioco le due formazioni, e prima ovviamente di entrare nel vivo in attesa dei classici riti di saluto sulla linea mediana, parlavamo con Dennis Magri delle novità che ci sono sul rettangolo di gioco. Un Francavilla ultra offensivo era quello che ti aspettavi, e presentiamo queste novità. Sì, non mi aspettavo questo 4-2-4, poi vedremo anche in base ai movimenti dei calciatori, potrebbe anche essere un 4-2-3-1 con Arrighini a supporto di Sosa, ma è sicuramente una Virtus che approccerà la gara avendo anche un Marconato nei due di centrocampo, che è un trequartista di fatto, per provare a fare la partita. Brindisi invece con Dellino e Marcheggiani, non c'è Mokulu che poteva essere magari un punto di riferimento offensivo lì a battagliare con Allegrini e De Nova, che sono due colossi nella retroguardia della Francavilla, e dunque vedremo più movimento sicuramente con Dellino e Marcheggiani. E sicuramente è questa l'idea di Nicola Ragno, che deve fare a meno dell'infortunato Sal per un problema fisico nei primissimi minuti della sfida contro il Martina del turno settimanale di mercoledì scorso, e che quindi non è disponibile. Farà gli accertamenti, come spiegato dallo stesso tecnico Brivisino, nei prossimi giorni per valutare l'entità del suo infortunio. I tifosi della Francavilla vanno sotto la curva a salutare i propri sostenitori, non ci sono i gruppi organizzati a seguire la trasferta del Brindisi, perché ricordiamo la trasferta è stata vietata, la vendita è stata vietata dei biglietti per i residenti di Brindisi, Tuturano e San Pietro Bernotico, e quindi di conseguenza non ci sono i tifosi brindisini per questa sfida importante, come dicevamo, per le due formazioni. Brindisi reduce da due pareggi consecutivi, entrambi sul punteggio di 0-0, il Francavilla che sicuramente ha raccolto meno di quello che ci si aspettava, in particolare nella sfida interna contro la Palmese, ma anche dopo l'ottimo avvio contro il Casarano nella turno frasettimanale di mercoledì. Sarà proprio il Francavilla a dare l'avvio al match. Il direttore di gara si consulta con i suoi assistenti per avere l'ok e per far partire l'inizio di questa sfida, che dovrebbe avvenire fra qualche secondo. Non ci dovrebbero essere problemi, guarda il cronometro e fischia l'inizio della gara il direttore di gara, ma c'è una falsa partenza, si riprende adesso, c'era stato qualche secondo di interruzione, ce l'aveva provato Sosa, subito un'apertura sull'auto di destra, sfera troppo lunga che termina in fallo laterale, la rimessa in favore della formazione brindisina con Rada che va a recuperare il pallone lungo sulla auto di sinistra d'attacco della formazione brindisina, subito pressing della Virtus, resta aggiungo la della Brindisi, tutto regolare, si continua a giocare, siamo dall'auto di destra, è Rana che si deve però fermare, non ha lo spazio, deve tornare indietro centralmente per Vasquez, che prova a mettere ordine ripartendo dal compagno di reparto Viti, che può avanzare, lancia lungo, pallone però troppo corto per tutti, può metterla giù centralmente, Piccolo si allarga, non ha lo spazio centralmente, lo scambio con De Nova, poi è che scambia ancora con il compagno di reparto, lungo il pallone in avanti, posizione regolare, prova Sosa a intervenire, deve uscire Milan che rilancia sulla mediana, insiste Francavilla che mette giù il pallone con Taurino, allarga la sfera sul lato di sinistra, non c'è spazio, prova a far girare la sfera e trovare spazio dall'altra parte del gioco, Allegrini che si allarga e prova a lanciare lungo il pallone ancora una volta per Sosa, già è la terza volta che il Francavilla prova questa giocata, prova ad andarsene, va giù sull'intervento regolare di De Pace, proprio Sosa, un gran movimento in questi primissimi minuti da parte di Sosa, Dennis. Sì, assolutamente sì, ed era quello che ci aspettavamo, con Arrighini un pochino più alle spalle di Sosa, Sosa che sta provando a non dare punti di riferimento in avanti, Arrighini è quello che dovrà provare a cucire tra centrocampo e attacco, in questo caso il fallo da parte di De Pace che ci è sembrato abbastanza netto su Sosa, Sosa che sta provando come detto ad allargare le maglie e poi lì per Arrighini, ma anche tanto movimento nell'attacco del Brindisi, abbiamo visto prima in fase di pressione.
Sì, l'impressione che ovviamente la linea 4 davanti favorisca anche l'inserimento nel lancio dei palloni da parte delle retrovie della formazione francavillese, che ovviamente può essere un'arma in più per la formazione di casa. Tutto pronto nel calcio di visione, Martonato fa la finta per la cross, sfera messa lunga che termina direttamente sul fondo, era finito giù anche il calciatore del Brindisi, tutto regolare, nessuna segnalazione da parte di assistente direttore di gara. Il gioco riprenderà con la rimessa dal fondo in favore della formazione brindisina. Buon ritmo in questi primissimi minuti, in particolare come c'era da aspettarselo da parte della Virtus Francavilla, che vuole accelerare nel tentativo di sbloccare il risultato in questa primissima fase di gara. È pronto Milan senza fretta a rilanciare lungo il pallone della tre quarti di campo, anticipo aereo, prova a metterla giù Sosa che si allarga ancora sul lato di destra, è chiuso, quindi cerca il movimento dalla parte opposta, eventualmente Taurino può allargarla per Lambiase, che si fa vedere, preferisce però temporeggiare, cercare un supporto in De Luca che fa girare la sfera da Capitan Allegrini. Il pallone torna alle rovine con il tentativo probabilmente anche di far alzare la formazione brindisina, avere qualche spazio in più. Il Francavilla è costretto a tornare fino a Senas che fa ripartire il pallone da De Nova, che può avanzare, c'è vicino ancora Lambiase, il pallone però è lungo dalla parte vuota ancora per Sosa che va in anticipo, sfera che passa, chiedevano un tocco di mano calciatori della Virtus, la sfera è stata deviata, smorzata nel tentativo di inserimento, un'azione identica alle altre due che dicevamo prima. Dennis, è lì che in questo momento vuole tentare di far male il Francavilla. Sì, assolutamente sì, con questi lanci dalle retrovie per provare a tagliare in due la difesa del Brindisi. Davide, poi piccola curiosità sul rilancio prima da parte di Milan, perché c'è stato il movimento di Vasquez che praticamente ha abbandonato la linea di difesa per andare ad affiancare quasi gli attaccanti proprio per sfruttare i suoi centimetri, questo anche per provare a rompere un pochino gli schemi quando il gioco è fermo e comunque si parte con le marcature a coppie. Abbiamo visto ancora un Sosa indemoniato in quella parte avanzata del campo, sicuramente al momento è il protagonista principale di questo avvio di gara tra le due formazioni. Il Brindisi adesso guadagna una rimessa laterale sulla linea mediana, prova con calma, così come chiesto da Nicola Ragno, a ridisegnarsi in campo per cercare lo spazio, trovare anche le contromisure dall'approccio della formazione di casa. È rimasto a terra intanto calciatore brindisino, ma pallone lungo dalla parte opposta del campo, c'è lo spazio centralmente, pallone messo lui sotto misura, arriva in leggerissimo ritardo Taurino, ma l'occasione era per la ghiotta per la formazione di casa, che ha provato a ripartire ancora una volta con un inserimento dalla parte destra, era praticamente un 2 contro 1, era Righini che non è riuscito a trovare la deviazione vincente al quinto minuto. Intanto c'è a terra ancora un calciatore del Brindisi, si richiamano l'attenzione del direttore di gara, la panchina brindisina va a sincerarsi subito alle sue condizioni, ma questa è un'occasione sicuramente monumentale sui piedi di Arrighini, che è arrivato quel mezzo passo in ritardo per la deviazione. Sì, esatto, per chiudere l'azione diciamo il movimento è stato giusto, poi è arrivato un pochino, come dicevi giustamente tu Davide, un pochino in ritardo, ma è un'altra occasione questa della Francavilla che, come ci aspettavamo, sta provando a fare la partita. Intanto il gioco è momentaneamente fermo per commentare, cogliamo l'occasione per commentare anche per tornare sulle scelte di Ginestra, perché oggi c'è Piccolo sulla fascia destra del campo e credo sia lui in questo momento il calciatore a terra. Piccolo che è all'esordio assoluto nel campionato, questo vedere anche qualche sorpresina che ha riservato Ginestra al Brindisi. Mentre per quanto riguarda i movimenti degli attaccanti, dei due calciatori del Brindisi nel reparto offensivo, è Marcheggiani ad agire proprio da prima punta, mentre Dellino gli ruota attorno in fase di non possesso, diventa quasi un 4-4-1-1, poi quando c'è da attaccare diventa un 4-4-2, scusate, un 3-5-1-1 e un 3-5-2. Era Marcheggiani intanto a terra che si è rialzato, uscendo adesso dal rettangolo di gioco. Andiamo a capire anche se riesce a valutare le condizioni dell'attaccante brindisino, Alessandro Zanzico da bordo campo. A te Alessandro.
Sì, Davide, sembra si tratti di un banalissimo colpo al volto, infatti già smaltito da parte dei marchigiani dalla panchina del Brindisi, hanno lamentato il fatto che è il secondo colpo vietato subito per l'appunto proprio da Marchegiani, che nella seconda circostanza è poi andato giù. I rimproveri, se così possiamo definirli, comunque i maggiori richiami da parte di mister Nicola Ragno sono destinati proprio a Viti per quanto riguarda la retroguardia del Brindisi, con lo stesso Viti a cui è stata chiesta maggiore attenzione da parte del proprio tecnico, soprattutto sulle azioni che vedono poi Sosa proiettato in avanti quando va ad interscambiarsi con Arrighini. Ci prova adesso il Brindisi, pallone lungo dalla rimessa laterale De Pace, spazzato senza particolari difficoltà dalla difesa francavillese, pallone ancora lungo, esce senza problemi perché è lungo per tutto Severs a far solo il pallone, e riuscendo ad anticipare anche il timido tentativo di Marchegiani con un pallone che era irraggiungibile per l'attaccante e capitano della formazione brindisina. Non riesce a rilanciare il pallone adesso davanti a Allegrini, che viene smorzato e termina il fallo laterale. Rimessa sulla linea mediana in favore della formazione bianca-azzurra ospite, bianco-celeste praticamente il completo a righe della Virtus Francavilla, maglia blu con la V bianca invece per la formazione brindisina. Rana ci prova, out di destra ancora una volta, rimessa laterale, la batte questa volta velocemente indietro per De Pace, che cerca lo spazio per il cross, lo trova, il pallone è smorzato, forse un pallone che è una gamma un po' troppo alta di Francesco, tutto regolare, si continua a giocare, rimane in quella zona di campo la formazione brindisina. Siamo all'ottavo minuto, il Brindisi prova a guadagnare qualche metro nella metà campo della formazione avversaria in questa fase di campo, dopo un avvio più che determinato, come abbiamo già detto in precedenza, da parte della formazione francavillese. E ancora De Pace sul punto di battuta, pronto a mettere lungo il pallone verso l'area di rigore avversaria, sfera dentro l'area, sfera che viene deviata, al limite prova Bottanico di inseguirla, non ci arriva per primo, riesce ad arrivare per primo Piccolo, che prova ad avanzare, è chiuso, rallenta e riprende poi l'avanzata sulla sinistra, non appoggia dietro, sbagliando ovviamente su Allegrini, ma come abbiamo detto prima, per il giovane calciatore classe 2006, il più giovane calciatore sul rettangolo di gioco tra le due formazioni, esordio ufficiale quest'oggi, una prova sicuramente impegnativa in una gara comunque non semplice da affrontare, ci ha provato con personalità in questa occasione, ha poi sbagliato nel tentativo di riprovare ad avanzare con l'appoggio ad Allegrini, che era pronto alle sue spalle. Recupera il pallone Benis adesso dalle retrovie, prova a ripartire, out di destra con Rana che si ferma, è chiuso vicino a Bottalico, rilancia la davanti per Francesco, poi è Rana che non riesce a intervenire ed è De Pace che arriva per primo sul pallone, smorzato in maniera decisa e netta da De Luca, che fa sua la sfera, forse poi il pallone aveva superato la linea bianca nel rimpallo, sì così è, e infatti la rimessa laterale è in favore del Brindisi con De Pace pronto sul punto di battuta, cerca il movimento in avanti, vediamo Marchegiani che prova a farsi vedere, vediamo se proverà il pallone lungo in avanti, lo appoggia vicino per Rana, l'appoggio questa volta però è sbagliato, sarà ancora lunga per Sosa, ha anticipato questa volta da Viti, ma è ancora Francavilla che ci prova, prova a insistere con Pinto che si deve fermare con il raddoppio di marcatura, ritornando indietro da Piccolo, buona questa volta la giocata del giovane calciatore classe 2006, che riesce ad evitare la marcatura stretta su di lui, e Francavilla che cambia gioco e passa adesso con Lambiase sul lato di sinistra, centrale il pallone, la sfera allargata per Taurino era troppo arretrata rispetto alla posizione del numero 10 francavillese, il pallone che termina in out, l'impressione Denis che adesso ci siano un po' le contromisure, no, della squadra in campo, adesso sia quella fase iniziale di studio che doveva essere, si sta vivendo adesso. Sì, tra l'altro qui sembrava più una giocata a memoria del Francavilla, ma devo dire Davide che è un Brindisi comunque in partita che sta prendendo fiducia e che sta guadagnando anche campo, da qualche minuto sta provando anche a fare la partita o comunque a evitare contropiedi e ripartenze, e abbiamo visto anche poco fa Sosa, unico punto di riferimento offensivo del Francavilla, marcato da tre difensori del Brindisi, e chiaramente lui il pericolo numero uno. Ci riprova adesso Taurino che a campo entra dentro il rigore, pallone lungo sul secondo palo, sfera che rimane lì, Milan salva su Pinto, occasione ancora per la Virtus, ripartenza perfetta, pallone lungo
spinto, l'ha colpita bene e ha risposto altrettanto bene Milan. E questa è una paratona da parte di Milan, perché il tiro era potente, deciso. È vero che forse magari era centrale, ma si è fatto trovare pronto ed è stata anche questa una buona occasione per il Francavilla. Bravissimo il portiere del Brindisi. Ed è il primo calcio d'angolo della partita, il primo calcio d'angolo in favore della formazione di casa. Quando siamo al 12° minuto di gioco, punteggio fermo sullo 0-0, ha provato l'accelerata pochi istanti fa la Virtus Francavilla nel tentativo di sbloccare il risultato. Mucchione al limite dell'area di rigore, tutto pronto per il cross, chiama lo schema, ne vanno a terra almeno 4 in questa circostanza, 2 per parte, tutto pronto per il pallone, finta, sfera messa al centro sul secondo palo, lunghissima, arriva De Pace in anticipo, questa volta il pallone termina in out ma in fallo laterale vicino alla bandierina di sinistra d'attacco della formazione francavillese, che cambia campo ma resta in zona offensiva. Pronto il gioco rimesso già dalla Virtus, che però commenta questa volta fallo in attacco da parte di Lambiase, e guadagna qualche secondo per respirare la formazione brindisina. Sicuramente un'accelerata importante, Dennis, quella della Virtus pochi istanti fa. Sì, l'impressione in questi primi 12 minuti è che sia una partita che vive di fiammate, con contropiedi da parte del Francavilla, con il Brindisi che sta comunque provando a impostare la manovra. Intanto qui con il gioco che viene rimesso con un lancio lungo, Brindisi con 5 uomini nella metà campo avversaria, ma riparte il Francavilla. E ancora il Francavilla ci va centralmente, intervento da dietro irregolare su Arrighini e calcio di punizione, distanza notevole, però sicuramente lo specchio della porta è frontale. Sì, e qui è un fallo che ha guadagnato con esperienza Arrighini, giocatore che ricordiamo ha calcato i campi di Serie B per anni, si è messo davanti al pallone, ha aspettato il contatto e poi è andato giù, calcio di punizione giusto con esperienza l'attaccante del Francavilla. E adesso attenzione ai tiratori della Virtus, perché Taurino su tutti, insomma, hanno già dimostrato in questa stagione di avere le doti importanti per tentare la conclusione in porta. E poi facciamo anche un cenno su chi non c'è, Davide, di questa gara. Parlavi prima anche di Conti, ma prima seguiamo il calcio di punizione. Tutto pronto sul punto di battuta, Taurino allontana di qualche centimetro la sfera, prende la rincorsa corta, è lui che prova il tiro a giro. Ancora Milan e ancora pallone sul fondo ed è secondo calcio d'angolo per la Virtus Francavilla, che resta in zona offensiva dopo che nei minuti precedenti mi si era provato a zerbare il centro. Adesso la Virtus ha ripreso a cercare una pressione alta nella metà campo avversaria, il calcio d'angolo però non ha sortito effetto e la Virtus deve ripartire dalle retrovie, prova a risistemarsi, prova a mettere ordine la formazione di casa per cercare lo spazio della manovra che riparte dall'Ambiase, scambia nello stretto con Taurino, il pallone torna ma in maniera questa volta imprecisa sui piedi, doveva essere ovviamente di Taurino, ci ha provato De Luca che l'ha fatta girare poco. Intanto andiamo da Alessandro Zanzico tra le panchine, intanto però seguiamo prima questa azione brindisina, ci prova Marcheggia Dellino, pallone troppo lungo, sfera indietro, la spazza un po' corta la Virtus che mantiene il possesso, seguiamo l'interruzione sul fallo di Taurino e andiamo da Alessandro Zanzico a bordo campo. Sì Davide, perché i richiami di mister Ginestra sono destinati per lo più a Pinto, vuole che sia quanto più alto possibile in modo tale che la Virtus possa sfruttare la superiorità numerica dettata dai due esterni e poi dalla coppia offensiva Sosa e Righini. Per quanto riguarda invece le due occasioni che abbiamo visto poco fa sul tiro di Pinto, Ginestra stava praticamente già per esultare, è rimasto invece immobile ed impassibile mister Nicola Ragno, così come anche pochi istanti più tardi. Recupera la sfera il Brindisi sulla mediana, pallone che non passa, il tentativo di Hernández è completamente fuori misura, c'è stata però una deviazione, quindi la rimessa laterale sarà in favore della formazione brindisina. Sono passati solo 16 minuti dall'inizio della gara, ma sicuramente un avvio abbastanza intenso anche nei ritmi dalle due formazioni, nonostante sia la terza gara nel giro di una sola settimana per Brindisi, Virtus Francavilla, così come tutte le squadre ovviamente del campionato di Serie D, girone
Simone H. Ci prova Taurino, questa volta è regolare, deciso ma preciso l'intervento di De Pace, che guadagna poi anche la rimessa laterale. De Pace che gioca un po' al limite in questi interventi, questa volta però il pallone è stato preciso sul il tentativo del difensore benissimo, è stato preciso sul pallone, quindi non c'è stata nessuna irregolarità. Il possesso però è ancora nei piedi dei calciatori della Virtus. Scambiano Allegrini e De Nova, pallone che non filtra, il direttore di gara ha provato a schivare la sfera, non ci è riuscito e quindi il pallone adesso sarà restituito dallo stesso signor Scarano alla Virtus per la ripresa del gioco. È pronto De Luca a ricevere il pallone, si fa vicino anche Marconato che ha allargato la sfera a sinistra per Taurino che punta l'avversario, cerca lo spazio per il cross, lo trova, sfera che passa sotto misura e pallone che termina in rete, blocca il risultato Sosa al 17° minuto, cross perfetto, Dennis a girare di Taurino e perfetta l'imbucata sotto misura di Sosa. E questa è una coppia che sta facendo la differenza in casa Virtus Francavilla in questo inizio di stagione, il cross millimetrico chirurgico da parte del numero 10 biancazzurro e poi l'incornata di testa da parte di Sosa da centravanti vero, 7° gol in campionato per il capocannoniere della Virtus Francavilla. Non irresistibile però anche la difesa del Brindisi che ha lasciato troppa libertà al numero 99 biancazzurro. E andiamo subito a bordo campo per sentire le reazioni delle due panchine accanto ad Alessandro Zanzico. È rimasto impassibile con le braccia conserte mister Nicolò Ragno che sta continuando a scuotere la testa anche se in maniera silenziosa, invece come comprensibile che sia esplosa di gioia la panchina della Virtus Francavilla con Giovanni Enrico che si è immediatamente alzato per consegnare a Sosa la maglia di buona volontà, ossia quella con cui poi tutta la squadra è esultato per omaggiare il proprio compagno di squadra infortunatosi proprio su questo terreno di gioco appena una settimana fa. E intanto c'è fallo e c'è ammonizione per De Pace, primo cartellino giallo della partita, intervento in ritardo e primo cartellino per il difensore centrale brindisino. Ovviamente adesso con questo risultato Dennis cambia anche la dinamica della gara. Assolutamente sì, adesso bisognerà capire chi ne avrà di più tra la Virtus Francavilla a livello di entusiasmo dopo averla sbloccata oppure il Brindisi che dovrà attaccare adesso con anche la forza con il coraggio, con la forza della disperazione per provare a riprendere un risultato che la vede in svantaggio. Poco fa parlavi degli interventi al limite di De Pace su Taurino, c'è un duello che è cominciato praticamente dal primo secondo di questa gara e adesso anche questo è un fattore perché adesso De Pace non può più affondare la gamba su Taurino e lì adesso potrebbe nascere qualche problemino per la difesa del Brindisi da quella parte del campo. Sì, anche perché ricordiamolo, De Pace ha già subito due espulsioni in appena 8 gare, ovviamente non contiamo il match che si sta giocando quest'oggi e quindi è un giocatore, come dicevamo prima, per quelle caratteristiche rischia anche dal punto di vista disciplinare per la gestione della partita. Vedremo se poi qualcosa si muoverà anche dalla panchina brindisina dopo una prima parte di gara, perché siamo ormai al 20°, ci stiamo avvicinando alla metà di questo primo tempo che vede la Virtus in avanti per 2-0, ma che la Virtus avesse sfiorato già in almeno 2-3 occasioni il vantaggio prima di quella rete. Al momento il Brindisi ha fatto davvero molto poco per cercare di alzarsi tranne qualche minuto dopo i primissimi di gara nella metà campo avversaria. Adesso il risultato costringe la formazione brindisina a farlo forzatamente, anche magari rischiando qualcosina in più nel tentativo di rimettere in equilibrio le sorti dell'incontro. Calcio di punizione per la posizione di fuorigioco concesso in favore della formazione brindisina, lungo il pallone di Milano in avanti, sfera spizzicata da Marcheggiani, poi il rinvio corto sull'auto di sinistra d'attacco la formazione brindisina che guadagna la rimessa laterale, prova ad affacciarsi un attimo, tentativo di reazione da parte della formazione brindisina che prova, come dicevamo, ad affacciarsi nella metà campo avversaria. È pronto
Nunzella che rimette in gioco il pallone con le mani, cerca lo scambio nello stretto, il pallone di ritorno di Hernández però impreciso e la sfera termina direttamente in fallo laterale. Al di là dei valori in campo, Dennis, l'impressione che in questo momento, prima dicevi tu della testa e delle motivazioni, il Brindisi si è entrato in campo abbastanza intimorito, e l'atteggiamento fino a questo momento sembra rispecchiare questo. Sì, anche perché comunque parliamo di un Francavilla che fino alla scorsa settimana era la capolista, quindi è chiaro che secondo me il Brindisi è entrato in campo anche dando il rispetto che si deve a una squadra che aveva fatto un bottino di 8 vittorie consecutive. Adesso però in un modo o nell'altro dovrà cambiare il tema tattico da parte della squadra di Ragno. E poi Davide, tu prima parlavi anche delle 3 partite in una settimana, ma oggi non va sottovalutato neppure il caldo che c'è qui a Francavilla Fontana. Noi due siamo praticamente stiamo sudando, quindi immaginiamo anche i calciatori sul terreno di gioco su questo sintetico della nuova Arredo Arena, insomma le temperature saranno abbastanza alte. Sì, confermo ovviamente il caldo che stiamo vivendo qui anche nella nostra postazione. Chi è invece un po' più al fresco è dall'altra parte, Alessandro Zanzico, perché è all'ombra in mezzo alle due panchine, quindi andiamo da lui per sentire cosa stanno chiedendo i due tecnici, in particolare Nicola Ragno, cosa sta chiedendo in reazione da parte della formazione brindisina. Sì Davide, ti confermo che qui sicuramente si sta meglio rispetto alla vostra postazione, fa molto meno caldo. Comunque, tornando serie e tornando in cronaca, Nicola Ragno poco fa ha avuto modo di scambiare due parole con Leonardo Nunzella dicendogli giochiamola diversamente perché altrimenti così la perdiamo. Vuole cambiare sicuramente l'occupazione degli spazi da parte del suo Brindisi, vuole un gioco che possa proporsi in maniera molto più larga rispetto alle vie centrali che al momento sembrano abbastanza intasate. Adesso invece vediamo mister Ginestra che è a colloquio con De Novo, sta approfittando di questa interruzione del gioco quasi come se fosse una sorta di time out. Poco fa ancora ha chiesto a Pinto di giocare molto più largo così da portare molto più lontano dalle vie centrali del campo proprio Nunzella che lo marca uomo. Possesso Virtus che riparte dalle retrovie, riparte dai piedi di De Nova che può cambiare gioco, gli si fa incontro Taurino, si allarga Lambiase che è vicino, preferisce Taurino fermarsi, prova a puntare l'uomo ad accentrarsi su De Francesco, pallone che passa dentro l'area, la spazza il Brindisi, Bottalico, poi Hernández che prova ad accelerare, ricambiare il passaggio di ritorno, non riesce a intervenire Di Francesco, il pallone termina in fallo laterale, il possesso torna nei piedi dei calciatori francavillesi che dalle linee difensive adesso senza la fretta iniziale perché il risultato è cambiato, la Virtus è in vantaggio per una rete a zero nei confronti della formazione brindisina, prova a ragionare, prova a far girare la sfera, c'è lo scontro sulla mediana, c'è il fallo da parte del calciatore francavillese per il direttore di gara, una scivolata pericolosa da entrambi, probabilmente il piede un po' troppo alto è stato per il calciatore della Virtus, il calcio di punizione in favore del Brindisi, ma ad avere la peggio è stato proprio il calciatore di casa, Dennis. Sì, ci auguriamo insomma che non sia nulla di grave per entrambi i calciatori. Ricordiamo anche, Davide, che la scorsa settimana nella gara contro la Palmese c'è stato un brutto scontro proprio sotto la nostra postazione che ha visto coinvolto Angelo Buonavolontà dopo 5 minuti, di fatto un brutto scontro che già diciamo in presa diretta ci è sembrato insomma essere abbastanza grave, poi insomma gli esami, le visite sostenute dal centrocampista biancazzurro, dal playmaker biancazzurro in settimana hanno evidenziato un problema abbastanza serio che lo porterà a saltare un bel po' di partite. Abbiamo visto anche la vicinanza di ex compagni e compagni sui social. E a proposito di vicinanza, era vicinissimo adesso al calciatore della Virtus che ha lasciato il rettangolo di gioco, Alessandro Zanzico, quindi andiamo da lui. Sì Davide, soltanto per segnalarti che poco fa ne ha approfittato ancora mister Nicola Ragno per consultarsi con lo stesso Nunzella che, attenzione a te. Ci prova adesso il Brindisi dal limite, sfera deviata, pallone che va sul fondo, primo calcio d'angolo anche per la formazione brindisina, vai a concludere Alessandro. Un altro confronto tra mister Nicola Ragno e Leo Nunzella, gli ha detto a centrocampo si stanno muovendo bene, sì ha risposto Ragno, però non si stanno proponendo in questo modo il pallone, non lo prendiamo noi. Calcio d'angolo in favore della formazione brindisina, primo della gara, 2 ne ha battuti invece la Virtus Francavilla, pronto Bottalico, sfera deviata, va al centro dell'area, tiro al limite, il
tentativo da parte di Dunsella, murato e respinto in avanti, e il primo tentativo offensivo da parte della formazione brindisina, il pallone che è stato respinto sugli sviluppi del calcio d'angolo, ci ha provato dal limite Nunzella, il pallone è stato murato però dalla retroguardia di casa, che adesso può con calma ripartire e mettere ordine dai piedi del capitano Allegrini. Lo scambio corto, il pallone poi termina sui piedi di De Nova, che lo fa filtrare, il pallone però non è preciso, riesce comunque a recuperarlo De Luca, che lancia certamente la sfera, che passa, c'è fallo e vediamo che cartellino c'è, cartellino giallo per Viti. Protestano i calciatori del Francavilla che chiedevano l'espulsione e probabilmente, anche se era sulla sua destra, quindi poteva essere più in ritardo, è stato considerato non ultimo uomo per quello da parte del direttore di gara. Sì, questa è una decisione al limite, noi ovviamente non abbiamo il replay per rivedere l'azione, però da quello che ci è sembrato in presa diretta, insomma, era, poteva essere anche giudicato come fallo da ultimo uomo. Il direttore di gara comunque con il guardalinee erano posizionati sicuramente meglio di noi, avranno diciamo commentato questo, andremo a vedere anche la reazione delle due panchine. Eh sì, assolutamente, chiedo appunto ad Alessandro Zanzico, abbiamo visto che si sono alzati un po' tutti, qual è stata la protesta della panchina francavillese? Non scherziamo in rosso, non scherziamo in rosso, questo è ciò che sta continuando a ripetere mister Ginestra mentre continua a consumare chilometri all'interno della sua area tecnica, continua ad esserci abbastanza impassibilità invece tra le file del Brindisi con mister Nicola Ragno che continua a non schiodarsi, ecco, da quella piccola porzione estrema di area tecnica, non si è espresso in merito, continua invece a camminare nervosamente mister Ginestra, secondo il quale questo era un intervento da rosso diretto. Calcio di punizione per la Virtus Francavilla da posizione sicuramente pericolosa. È pronto Arrighini, tiro a girare, palo della Virtus Francavilla, ancora un'occasione per la formazione francavillese, era Marconato che ha calciato il pallone a girare, che si è stampato sul palo con Milan praticamente immobile, il tiro a girare, ancora una deviazione di Milan, il pallone in calcio d'angolo, insiste il Francavilla, Dennis. Sì, a livello di occasioni adesso dopo quella ottima di Nunzella con quel tiro violento verso la porta murato, adesso il Francavilla sta costruendo, ha costruito due occasioni nel giro di un minuto, clamoroso il palo colpito da Marconato che ha la fantasia e la qualità per poter battere quei calci di punizione, l'ha fatto vedere. Tutto pronto per il terzo corner in favore della Virtus Francavilla, vischia nel cuore dell'area di rigore brindisina, arriva l'ok, pallone sul primo palo, sfera deviata che taglia tutta l'area, sul secondo palo ancora un tentativo di cross e ancora un calcio d'angolo per la Virtus che sta insistendo nella metà campo brindisina, secondo corner consecutivo dalla parte opposta per la Virtus, va a Taurino a battere il calcio d'angolo, vediamo che si avvicina anche Marconato, vediamo se si tenterà uno scambio corto, tutte e due sul punto di battuta, Marconato si sistema la sfera e quindi vediamo se sarà proprio lui a mettere la sfera in aria, finta, Marconato la mette in aria, sfera deviata, pallone che termina abbondantemente sul fondo, ma adesso il Francavilla ci sta credendo anche nel raddoppio, Dennis. Sì, non su questo ma sul primo dei due calci d'angolo ci ha provato De Nova di testa con uno dei movimenti che Ginestra prova in settimana e che abbiamo visto spesso sui calci d'angoli della Virtus Francavilla, sul secondo invece non ha inquadrato la porta, la difesa, l'attacco del Francavilla, c'è da dire che adesso è una Virtus che sta provando a legittimare questo vantaggio e che sta spingendo forte sull'acceleratore, Brindisi che sta facendo fatica a uscire, ma come ci eravamo detti prima Davide, adesso Ragno dovrebbe provare anche un pochino a sbilanciare i suoi, perché continuare con la difesa 5 con il Francavilla che ti mette le corde diventa controproducente. Attenzione
pallone corto, sfera che rimane lì sotto misura e il pallone termina in rete, pasticcio della difesa della Virtus e Marchegiani ne approfitta con il pallone che termina in rete per il pareggio brindisino. Un guizzo da parte della formazione brindisina e il gol di Marchegiani che riporta in equilibrio il risultato. Clamoroso il calcio da questo punto di vista. Vado a bordo campo subito da Alessandro Zanzico per raccontarci la reazione delle due panchine. A te Alessandro. È rimasto quasi impassibile anche dopo il gol mister Nicola Ragno, che ne ha approfittato immediatamente per andare a parlare prima con Rana e poi ancora con Viti. Vuole approfittare di ogni momento morto della partita per dare delle indicazioni ai propri ragazzi. Continua adesso però a seguire il match con braccia conserte. Dalla panchina invece arrivano applausi di incitamento per la formazione ospite. Denis, un gol che arriva per un evidente errore ovviamente difensivo della Virtus Francavilla. Il Brindisi però ha fatto trovare tre giocatori dentro l'area di rigore, prova adesso a insistere con Dellino che la mette centrale per Di Francesco, non stoppa bene il pallone, sfera spazzata e irregolare la posizione degli avanti francavillesi, non fischia il direttore di gara perché c'è l'anticipo della retroguardia brindisina. Dicevamo, un errore che fa pagare probabilmente anche il mancato raddoppio delle azioni precedenti. Sì, la legge del calcio, gol sbagliato, gol subito. Qui c'è stato un pasticcio da parte di Cevers che paradossalmente era stato il migliore in campo contro il Casarano con quelle tre clamorose parate proprio a negare il raddoppio ai rossazzurri. Oggi questa disattenzione, ma al Brindisi serviva un episodio per rientrare in partita, glielo ha concesso il Francavilla. Adesso tutto da rifare per la formazione di Ginestra. Ci prova Taurino adesso, vediamo se ci sarà subito una reazione da parte della Virtus che allarga il gioco sull'auto di destra, non c'è spazio per Piccolo che deve rientrare. Allegrini scambia con De Nova, dalla parte opposta c'è De Luca che non ha spazio, lo prova centralmente scambiando con Marconato, sfera sull'auto di destra e Pinto che si fa vedere, ancora Marconato, passaggio dentro l'area di rigore, posizione di fuori gioco da parte di Arrighi. Tutto fermo, non era facilissimo neanche lo stop in un pallone lungo per il calciatore francavillese, nulla di fatto, sfera che è terminata sul fondo, ma c'è comunque il calcio di punizione in favore della formazione brindisina. Adesso l'inerzia mentale sicuramente cambia, Dennis. Sì, dipende anche come viene preso, diciamo, questo gol dal Francavilla, perché se c'è subito la rabbia di voler reagire, tra l'altro abbiamo visto anche il bel gesto da parte del capitano Allegrini subito dopo il gol, mentre i calciatori del Brindisi esultavano, il capitano biancazzurro è andato da Cevers a consolarlo. Parliamo ovviamente di un classe 2005, Leonard Cevers, che come abbiamo detto prima è stato il migliore mercoledì contro il Casarano e oggi autore di questo pasticcio. Adesso immaginiamo anche che in casa Francavilla ci sia la volontà e la voglia di provare a far passare in secondo piano questo errore con un gol. Brindisi invece che dal canto suo adesso ha ritrovato un pochino in più di fiducia e questo si vede anche nei movimenti in campo, c'è un modo anche di attaccare gli spazi nella metà campo del Francavilla un po' più armonico. Adesso ci saranno 10 minuti da qui alla fine del primo tempo davvero intensi e vedremo insomma che cosa ci regalerà questa partita già bellissima, dobbiamo dirlo. E intanto c'è stata una nuova ammonizione, anche Dellino è finito sul taccuino dei calciatori di casa, del direttore di gara per la formazione ospite, con De Pace e Viti, nessuno invece dei calciatori di casa al momento ha ricevuto cartellini da parte del signor Scarano della sezione di Seregno. Rimessa laterale per la Virtus che prova adesso a rimettere ordine in campo dopo il pareggio siglato da Marchegiani alla mezz'ora di questo primo tempo, 35esimo, superato da qualche secondo, ultimi 10 minuti come diceva pochi istanti fa Dennis Magri. Prova ad avanzare la Virtus sull'out di destra ad ampie falcate, c'è la spinta, c'è il calcio di punizione in favore della Virtus, volevano anche il cartellino i calciatori di casa, era stato Piccolo con personalità dobbiamo dirlo a
a provarci, sicuramente un ottimo approccio dal giovane calciatore classe 2006 per la squadra di casa. Dalla parte opposta dell'Ambiase che si allunga il pallone, si ferma, c'è Torino dietro che riceve il pallone proprio in questo istante, prova ad accentrarsi, cerca lo spazio per mettere lungo il pallone sul secondo palo, il colpo di testa manda la sfera però alta sulla traversa, nulla di fatto. Sì, c'è stata adesso però una reazione da parte del Francavilla a questo pareggio. Virtus Francavilla che sta provando soprattutto a sfruttare le corsie esterne dove c'è evidentemente superiorità numerica, visti anche gli schieramenti tattici, perché l'Ambiase supporta Taurino dall'altra parte, Piccolo, come dicevi tu giustamente Davide, con personalità da manforte anche a Pinto. Un po' fuori dal gioco in questi primi 36 minuti a Righini, che viene ben ostacolato dalla mediana biancazzurra del Brindisi. Intanto prova ad avanzare, c'è un fallo in attacco, chiedevano la regola del vantaggio i calciatori della Virtus. Noi approfittiamo di questo break per andare a bordo campo da Alessandro Zanzico. Sta predicando calma in campo mister Ginestra, ma non è la calma che sta riuscendo a mantenere anche lui, che sta chiedendo gialli sia nell'intervento precedente che anche in questa circostanza. Invece adesso sta aumentando i propri decibel mister Nicola Ragno, la parola d'ordine è quella che lo ha reso virale nella settimana in cui è arrivato a Brindisi, ossia affrontalo. Pallone troppo lungo per tutti, la recupera il Brindisi che parte da Vasquez che prova ad avanzare centralmente, Taurino gliela toglie, pallone troppo lungo, esce Milan e fa sua la sfera, questa volta il pasticcio lo stava facendo la difesa brindisina che poteva fare il paio con quello fatto dalla Virtus che ha portato al pareggio del Brindisi. Questa volta il pallone lungo non ha favorito la formazione di casa, che riprende comunque il possesso con Marco Nato, l'appoggio indietro per Allegrini che può avanzare sulla mediana a lanciare lungo il pallone per Taurino, troppo lungo da raggiungere la sfera che termina direttamente in fallo laterale, e la rimessa laterale è in favore della formazione brindisina con De Pace che senza fretta va a recuperare la sfera per rimetterla lunga in avanti per Marchegiani, anticipato, pallone presidiato senza problemi da Allegrini che lo fa suo, scambiando proprio con Cevers. Ancora il capitano francavillese per De Nova, scambia di due, largo a destra c'è Piccolo che riceve il pallone proprio in questo istante, centrale il pallone, sbagliato l'appoggio a campo di Francesco che può avanzare, cerca il tiro murato dalla scivolata di De Luca, il pallone termina in fallo laterale, Brindisi prova adesso ad accelerare magari sfruttando qualche momento di paura in più da parte della Virtus dopo l'errore che ha portato al pareggio la formazione brindisina. Adesso c'è un'evidente trattenuta e un evidente inevitabile cartellino giallo per Di Francesco, però dobbiamo dire che Sosa quest'oggi sta davvero dando quel qualcosa in più lì davanti. Sì, ma è quello a cui ci ha abituato, perché Sosa davvero da inizio stagione credo non abbia sbagliato nessuna partita, e poi il suo davanti lo fa sempre, anche quando magari quelle poche volte che non segna riesce comunque a dar man forte. Qui invece giusta la munizione per un fallo tattico. Poco fa Marchegiani si è arrabbiato tantissimo con Rana prima sulla rimessa laterale e poi con De Francesco che è andato alla conclusione perché voleva il pallone. Il numero 32, il capitano del Brindisi, lamenta i pochi palloni che arrivano dalle sue parti quando magari ha pure un pochino di spazio per provare a pungere due centrali del Francavilla. Beh, non è un caso che il Brindisi prima della trasferta di Casarano avesse segnato 0 gol, e comunque sono davvero poche le reti realizzate, la terza quest'oggi in 9 gare per la formazione brindisina, che segna proprio la sterilità in avanti, non solo degli avanti ma della fase offensiva della formazione brindisina, che fatica ad andare al tiro, e quindi quello che dicevi giustamente tu Dennis si collega proprio a questo. Intanto la rimessa è in favore della Brindisi, pallone che termina nella panchina francavillese proprio dove c'è anche il nostro Alessandro Zanzico. Molto più corta Nicola Ragno, sta continuando a ripetere a tutti accorcia, 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 proprio perché l'estrema lunghezza della sua squadra ha portato la Virtus a rendersi assai pericolosa nelle battute iniziali del match con quei lanci lunghi per Sosa che tanto stava rimproverando a Viti proprio mister Nicola Ragno. Riparte dalle retrovie con De Nova,
Francavilla, lo scambio vicino ad Allegrini, non hanno lo spazio per avanzare, scambiano i due, adesso è Taurino che appoggia il pallone, Lambiase per sovrapposizione, lo supera Rana e prova ad andare avanti con la Taurino in mezzo a due, largo la sfera adesso per Lambiase che dal fondo la mette al centro, sfera deviata, il pallone in corner, continua a collezionare calci d'angolo la formazione di casa, corner numero 5 per la Virtus Francavilla, uno solo ne ha battuto la squadra brindisina, tutto pronto per l'ennesimo mucchio all'interno dell'area di rigore difesa da Milan che chiama anche la posizione del calciatore sulla linea della traiettoria che devia proprio il pallone, prova a ripartire il Brindisi con Marco Gianni che prova ad andare in velocità, c'è la copertura da parte di Lambiase che preferisce non correre rischi e mandare il pallone in fallo laterale, forse avrebbe potuto anche appoggiare indietro la sfera per l'estremo difensore francavillese, il possesso però è ancora per il Brindisi che prova a ripartire, che sicuramente ha avuto un'iniezione di fiducia dopo il gol realizzato da Marcheggiani alla mezz'ora di questa ripresa che ha riportato in parità il punteggio, pallone messo al centro, questa volta la sfera è telefonata tra le mani di Tevers, si lamenta un po' il pubblico francavillese che chiedeva di accelerare la ripresa del gioco perché siamo al 42esimo minuto, ultimi minuti quindi di questa sfida, qualcosina forse da recuperare ci sarà per i due gol e qualche altra interruzione. Crediamo che almeno un minutino ci sarà. Intanto il pallone è recuperato da Brindisi sulla mediana, prova ad allargare la sfera a Bottalico, la mette giù Rana che scambia ancora con Bottalico nello stretto di Francesco, non ha spazio e deve arretrare per De Pace, ancora Rana out di destra, scambia con Di Francesco, raggiunto da dietro Marco Nato, intervento regolare per lui, De Luca poi è Sosa che ci prova, chiuso in mezzo a tre calciatori, la protegge Nunzella, riesce a farla scorrere in avanti, Bottalico cambia gioco ancora per Rana che la mette giù, c'è sovrapposizione di Francesco, non riesce a far frittare la sfera, poi De Pace che arriva per primo, ancora per Bottalico che può avanzare, si accentra Bottalico, cerca il tiro dalla distanza con la sfera che termina però sul fondo. Come dicevamo, adesso il Brindisi ci sta credendo un po' di più. Sì, anche perché ha acquisito un pochino di personalità, lo abbiamo visto anche con questa conclusione da fuori, è un Brindisi che comunque quando mette la testa nella metà campo del Francavilla sa cosa fare con il pallone e poi come vediamo anche in queste immagini, in questo momento, quando il Francavilla invece imposta con i suoi difensori centrali si forma quasi un pentagono a centrocampo nell'occupazione degli spazi per chiudere tutte le linee di passaggio. Intanto prova ad avanzare il Francavilla, fra poco andremo a bordo campo da Alessandro Zanzico, la recupera il Brindisi con Bottalico che prova a ripartire, cerchio di centrocampo, sfera dalla parte opposta, allunga, prova Viti a intervenire, la tiene in campo, sfera che rimane larga per Nunzella, lo scambio nello stretto, prova ad avanzare ancora Ernaiz dentro l'area di rigore Francavilla, sfera che rimane ancora lì, dall'altra parte c'è Rana che cerca lo spazio per il tiro, sfera che termina in auto vicino alla bandierina, a bordo campo Alessandro Zanzico. Due minuti di recupero e saranno quindi due minuti di recupero concessi dal direttore di gara, siamo entrati nel 44esimo, 1 più il 2 di recupero, 3 al termine della sfida, il Brindisi che sta provando a chiudere in avanti questo primo tempo con questa rimessa laterale in zona offensiva per la formazione brindisina, De Pace, lungo il pallone verso l'area di rigore, sfera respinta che rimane ancora lì, lo scontro aereo, prova a intervenire Taurino che tiene la sfera in campo, riesce poi a spazzarla alla Virtus, la mette giù a Righini che prova lo scambio corto, poi Sosa fa correre la sfera, forse c'era una trattenuta da parte di Viti, il direttore di gara era vicino al punto di contatto e ha fatto ampi cenni che si poteva proseguire, la rimessa laterale era in favore della Virtus che può ripartire dalle retrovie quando sta per scoccare il 45esimo, quando sta per scoccare la fine di questo primo tempo, giocata di personalità sull'alto di destra da parte di Pinto che prova a far filtrare la sfera, ancora a destra, rimpallo sfavorevole ai padroni di casa, esce Milan e fa su il pallone, 45esimo scoccato in questo istante, due di recupero che si
sono iniziati proprio in questo istante. Milan fa cenno di avanzare i propri compagni, poi allarga la sfera sull'autosista per Vidic, Sosa che va in pressione, indietro ancora la sfera, fa ruotare il pallone il Brindisi che non ha fretta ovviamente. Sbaglia però Vasquez completamente l'apertura e sfera che termina in out. Probabilmente come un po' di fastidio da noi il sole, lo immaginiamo anche in campo per le aperture sull'auto di sinistra. Non un po', Davide, ci dà parecchio fastidio. No, possiamo dire che è stato un bellissimo comunque primo tempo tra Francavilla e Brindisi. Abbiamo visto tante occasioni da gol, forse ai punti meritava qualcosina in più il Francavilla tra le tante occasioni create, il palo colpito, però poi abbiamo visto anche la reazione nella parte finale di questo primo tempo del Brindisi e ci aspettiamo secondo me insomma un secondo tempo avvincente come il primo. E Brindisi però è in avanti, dentro la rigore, sfera deviata che va sul fondo per il secondo calcio d'angolo in favore della formazione brindisina che, come dicevamo, prova a chiudere in zona offensiva questo primo tempo perché mancano 40 secondi al 47esimo minuto, l'ultimo dei due concessi di recupero da parte del direttore di gara. Tutto pronto per questo calcio d'angolo, Francavilla tutto rintanato nella propria area, a difesa della propria porta, sfera messa lunga al centro dell'area, la mette giù Nunzella che prova a rimetterla al centro, è un passaggio senza problemi per Cevers che fa suo il pallone, prova a far ripartire la Virtus per un'ultima occasione, c'è la copertura di Viti su Sosa, tutto regolare, si continua a giocare, Rana, vedremo se ci sarà spazio per l'ultima occasione, pallone spazzato, fischietto in bocca da parte del direttore di gara, termina in parità 1-1 il punteggio tra Virtus Francavilla e Brindisi, il gol di Sosa per la formazione di casa, il pareggio di Marchegiani per quella brindisina. Noi ci fermiamo per qualche istante e poi torniamo per i secondi 45 minuti. Tutto questo è Rafinox. Rientrano in campo Virtus Francavilla e Brindisi, è terminato col punteggio di 1-1 il primo tempo tra le due formazioni, accanto a me Denis Magri, è sicuramente più Virtus che Brindisi nel primo tempo, un Brindisi che è stato cinico e concreto a sfruttare l'unico errore difensivo della formazione di casa riportando in equilibrio la partita. Sì, un pasticcio da parte di Cevers che ha rimesso in partita il Brindisi. Sì, Davide, come dicevi giustamente tu, le migliori occasioni sono state quelle create dalla Francavilla che, ripetiamo, ha colpito anche un palo. È una Virtus sicuramente che ha iniziato dando un approccio offensivo alla gara con questa sorta di 4-2-4, 4-2-3-1 con Arrighini a pochi centimetri da Sosa, un pochino più indietro. Brindisi invece che in fase difensiva con la difesa a 5 ha provato a imbrigliare anche i due esterni offensivi del Francavilla, è mancato qualcosina in attacco, però poi il pasticcio da parte di Cevers ha regalato di fatto il pareggio al Brindisi. Adesso ci aspettiamo un secondo tempo equilibrato, bello, intenso, dove subentrerà secondo me anche un pochino di paura nelle due squadre, perché adesso la linea tra il vincere e il perdere è sottilissima, dunque vedremo un secondo tempo secondo me bello, bello anche agonisticamente parlando. A bordo campo Alessandro Zanzico, non ci sembrano avvisaglie di cambi per i due tecnici, ma chiedo ovviamente a te conferma. Confermo Davide, per il momento non ci sono cambi, non sono previsti avvicendamenti all'intervallo, quindi quantomeno per quanto riguarda la Virtus Francavilla scenderà in campo lo stesso identico 11 che abbiamo visto nel corso della prima frazione di gioco. Il Brindisi in realtà ancora non si è posizionato sul rettangolo di gioco, però vedendo i calciatori che si stanno accomodando in panchina mi sembra di intuire che neanche qui ci saranno cambi.
Adesso entra anche il Brindisi dopo la Virtus. Dennis, cosa ti aspetti dall'approccio iniziale di questa gara? Un Francavilla che tenterà lo stesso approccio del primo tempo o qualcosa di diverso? Sì, secondo me sì, vedremo un tema tattico molto simile a quello della prima frazione di gioco, cioè con la Virtus Francavilla a fare la gara all'attacco, Brindisi che invece, mantenendo la compattezza difensiva, poi proverà a pungere in contropiede. E mi aspetto anche più o meno intorno all'ora di gioco l'ingresso di Mokulu per dare un pochino di riferimento più in avanti, per fare un po' quel lavoro che fa, diciamo, Lukaku nel Napoli, cioè di ricevere il pallone, provare a gestirlo per far salire la squadra. Lato Francavilla invece, se forse si può pensare di cambiare qualcosina, insomma, il trequartista forse è quello che serve un pochino di più in questo momento alla squadra, perché Arrighini e Sosa sono di fatto due prime punte. Parte il secondo tempo, primo possesso in favore del Brindisi in questa ripresa, pallone lungo e davanti, c'è l'anticipo di Marconato, la mette giù Arrighini che si allarga ancora il pallone per De Luca, che può avanzare ancora a palla piena, anzi era Marconato che prova l'azione personale centrale, chiuso dal raddoppio di marcatura, irregolare l'intervento da parte di Dellino, il calcio di punizione già battuto dalla Virtus con De Nova che può allargare la sfera sull'out di sinistra, Lambiase che deve però rientrare, non c'è spazio, cerchio di centrocampo, cambia gioco per Piccolo il Francavilla e poi Allegrini che cambia gioco, lungo, lunghissimo il pallone per tutti, non ci può arrivare Lambiase che si era comunque proposto, la sfera che termina in out e la rimessa laterale è in favore della formazione brindisina con De Pace che rilancia lunga la sfera in avanti, Lambiase ancora in anticipo ma sfera che finisce ancora in out e Brindisi guadagna diversi metri nella rimessa in gioco sempre del numero 6 bianco azzurro, pallone lungo in avanti, c'è la deviazione, appena si fermerà il gioco ridaremo lettura delle formazioni, in campo si ferma in questo momento per l'intervento irregolare su Sosa e quindi ridiamo le formazioni in campo con il 4-2-4 di mister Ginestra con Cevers, Trepali, Piccolo, Allegrini, De Nova e Lambiase, sulla mediana Marconato e De Luca, Pinto, Taurino, Arrighini e Sosa in fase offensiva e Brindisi risponde con Milan tra i pali, linea difensiva con De Pace, Vasquez e Viti, esterni sulla mediana invece Rana e Nunzella, al centro ci sono Di Francesco, Bottalico ed Ernais, in avanti Dellino e Marcheggiani. I gol sono stati realizzati nel primo tempo, al 17° da Sosa e al 30° da Marcheggiani, le due reti che ovviamente stanno decidendo fino a questo momento l'incontro. Primi due minuti della ripresa, possesso Virtus che prova a cambiare gioco per Piccolo che la mette giù, c'è pressing su di lui, la alza Campanile sulla linea mediana, Ernaiz se ne va in velocità, c'è la trattenuta di Piccolo, c'è il cartellino giallo, anche in questo caso inevitabile per il giovane calciatore francavillese che, diciamo, non ha avuto scelta in questa circostanza. Sì, è un fallo tattico per evitare la ripartenza del Brindisi, giallo giusto in questo caso come era stato anche nella prima frazione di gioco a parte invertita, e qui anche un piccolo peccato di gioventù da parte della classe 2006 Piccolo, ricordiamo all'esordio in campionato dal primo minuto ha bloccato, ha ritenuto giusto bloccare una potenziale ripartenza pericolosa da parte del Brindisi. Vediamo i primi movimenti sulla panchina della Virtus Francavilla e quindi andiamo a bordo campo da Alessandro Zanzico. Sicuramente non ha apprezzato mister Ginestra quanto visto poco fa, quel cambio gioco con annesso palla persa e calcio di punizione in favore del Brindisi, tant'è che poi anche in campo Allegrini ha poi detto a Taurino non forzare con questi cambi gioco, anzi dalla me ripartiamo dal basso. Calcio di punizione, fallo in attacco da parte di Sosa, gioco fermo e punizione in favore del Brindisi che senza fretta va a riposizionarsi, non vediamo invece ancora movimenti da parte della panchina brindisina. Alessandro al momento non ci sembra intenzionato ad effettuare i primi cambi, Nicola Ragno. No, infatti Davide, diciamo che ci sono diversi giocatori della Virtus Francavilla che si stanno scaldando, quelli del Brindisi al momento restano tutti accomodati in panchina, nel caso in cui dovessero esserci movimenti o comunque novità vi avviserò.
Pallone indietro, possesso Virtus con Piccolo che scambia vicino con Allegrini che può avanzare centralmente e scambia con De Nova allargandosi sull'alto sinistra, pallone lungo in avanti, prova Pinto l'inserimento ma la sfera è troppo lunga, Milan si accartoccia per fare sua la sfera e proteggerla in questa azione offensiva della Virtus. Ritmi Dennis decisamente più bassi in questa video ripresa. E adesso comincia un'altra fase di studio, perché adesso le due squadre vogliono provare anche a capire come far male e capire anche come è diciamo improntato il secondo tempo delle due squadre. Come dicevi giustamente tu, Ragno è soddisfatto, non sta facendo scaldare nessun calciatore. Prova adesso il pallone lungo dentro l'area, una uscita in due tempi non certissima anche in questo caso di Cevers, riesce comunque a rimediare la Virtus. Sì, dicevo che Ragno è evidentemente soddisfatto della prova del Brindisi, tanto da non far scaldare nessun calciatore, e io credo insomma che il Brindisi si sia comportato a livello difensivo abbastanza bene, poi l'abbiamo ripetuto anche nel primo tempo, è mancato qualcosina lì in avanti, però insomma vedremo con il passare dei minuti se riterrà opportuno cambiare qualcosina, anche perché in panchina, come detto, ci sono Lucchese, Moculo, insomma calciatori Niccoli, che insomma può essere importante. Prova la Virtus out di sinistra, chiuso l'inserimento, pallone che termina in fallo laterale in zona d'attacco per la formazione di casa. Pronto a rimettere in gioco con le mani, lo scambio nello stretto con Marconato, pallone che rimane ancora lì, non c'è lo spazio per il cross, c'è però l'intervento irregolare da parte di De Pace e il calcio di punizione quasi dal vertice sinistro dell'area di rigore, e Alessandro su questa punizione si alza la panchina brindisina. Calcio di punizione, inizia il maxi riscaldamento per praticamente tutti i componenti di movimento della panchina del Brindisi, quindi immagino che da qui a breve ci saranno i primi cambi, non soltanto tra le file degli ospiti ma anche per quanto riguarda la Virtus. Gioco fermo, punizione sicuramente pericolosa per la formazione di casa, fischia direttore gara, pallone messo al centro, troppo corta la sfera che rimane però ancora lì, la spazza ancora De Pace, sfera che rimane al limite, c'è questa volta fallo in attacco e il calcio di punizione in favore della difesa brindisina, non sfruttato sicuramente questo calcio piazzato, Dennis. Sì, dicevamo prima anche del calcio di punizione, quello che poi ha calciato Marconato che ha colpito il palo, che alla Virtus Francavilla manca anche uno dei tiratori dei calci di punizione, che è stato ricordiamo è stato squalificato per 3 giornate a causa del rosso rimediato contro la Palmese. Lui, quella era di solito la sua mattonella, da una sua punizione, proprio da quella posizione del campo è nato uno dei gol, dei 4 gol contro l'Ischia, dove fu Taurino bravo a spedire il pallone in rete. Quindi da questo punto di vista però i tiratori non mancano, perché ci sono Marconato e Taurino, due con i piedi delicati. Piccolo la fa scorrere, prova a puntare l'avversario a righine, ancora per Piccolo, corto il pallone, c'è la chiusura in calcio d'angolo, primo angolo della ripresa, sesto totale per il Francavilla. Chiedeva la linea Alessandro Zanzico dalla panchina, a te Alessandro. Il primo avvicinamento di partita sarà a cura della Virtus Francavilla, perché è pronto ad entrare in campo Spavone. E fra poco quindi vedremo il primo cambio per la Virtus Francavilla, che intanto ha a disposizione questo corner per farsi vedere in avanti, sfera lunga sul secondo palo, messa giù contro cross, c'è però la deviazione, quindi c'è ancora un calcio d'angolo, sale a 7 il numero dei tiri dalla bandierina per la formazione di casa, che ci riprova, vedremo se ci sarà ancora un pallone lungo o tenterà una idea tattica diversa sul corner, sfera invece questa volta al centro, pallone che rimane lì, c'è la deviazione e c'è rimessa dal fondo in favore della Brindisi, nulla di fatto Dennis. Sì, nulla di fatto, ma è una Virtus che poco fa con questa ripartenza qui sull'out di destra di fatto ha mandato un attimo in tilt la retroguardia del Brindisi. Brindisi che deve stare attento anche alla fase di impostazione per non regalare eventuali contropiedi, ma ci sembra comunque una Virtus che sta
prendendo le contromisure per provare a fare la partita anche in questo secondo tempo. Prima, quando parlavo di un potenziale trequartista da gettare nella mischia, mi veniva in mente Spavone, che è quel calciatore che nelle ultime settimane Ginestra ha spesso impiegato tra le linee e che ha la qualità per poter fare la differenza negli ultimi 30 metri. Pallone largo a destra, non riesce nello stop di Francesco, e il pallone tende in fallo laterale con il possesso in favore della Virtus, che riparte da De Nova. Auto di sinistra, Lambiase prova ad avanzare, guadagna la rimessa laterale, gli era andato incontro Taurino, ha provato a sfruttare lo spazio per inserirsi il numero 3 francavillese, nulla di fatto, ma è proprio lui a rimettere in gioco il pallone con le mani lungo verso l'area di rigore. Vasquez in anticipo, ancora sfera in auto e il pallone che rimane in possesso della Virtus, sfera riconsegnata proprio da Nicola Ragno a Lambiase, che ha rimesso in gioco il pallone. Allegrini vicino per De Nova, che può avanzare, si ferma, non ha spazio, torna dal capitano francavillese Piccolo. Pinto deve arretrare, non c'è spazio e cerca di cambiare nuovamente gioco la Virtus per Lambiase. Pallone lungo per tutti sul fondo, sfera che riesce ad essere messa al centro, c'è la deviazione ma c'è anche la rimessa dal fondo in favore del Brindisi. A piccoli passi, diciamo che il Francavilla sta provando a riguadagnare metri, sicuramente non con lo stesso ritmo del primo tempo, probabilmente anche Brindisi ha preso le contromisure concedendo meno spazi alla formazione di casa. Sì, e infatti proprio per ovviare a questa cosa che dicevi tu Davide, secondo me la Virtus adesso è tornata ad attaccare con più uomini rispetto ai primi 5-6 minuti di questo inizio secondo tempo, perché di fatto quando attacca il Francavilla è quasi un 4-1-1-4, insomma, perché resta da solo De Luca a schermare la difesa e poi Marconato si spinge in quelle che sono le sue doti da trequartista dietro la linea 4 composta da Pinto, Arrighini, Sosa e Taurino. Arconato cerca il centrocampo, sfera che passa, c'è però l'inserimento di Rana che può andarsene in mezzo a due, si ferma, c'è intanto a terra un calciatore della Brindisi, pallone indietro fino a Milan, rilancia la sfera sulla mediana, pallone che non esce, recuperato solo per un istante dalla Virtus, vedremo se Brindisi adesso la manderà in out, la manda Vasquez direttamente nel nostro settore. Gioco però fermo per sincerarsi delle condizioni del calciatore brindisino, vediamo se ha una visuale diversa e più dettagliata da bordo campo Alessandro Zazzico. Davide. Sì Davide, come dicevo, ha subito un colpo de pace, è rimasto a terra in mezzo al campo, adesso ne sta approfittando Ragno per consultarsi anche con qualcun altro dei suoi ragazzi. Nel dettaglio, fino a pochi istanti fa stava apportando qualche suggerimento a Vasquez, che infatti adesso si allontana proprio dai pressi dell'allenatore del Brindisi. Anche Rana ha fatto altrettanto, come vi raccontavamo poco fa, dovrebbe essere quasi tutto pronto per il primo cambio per quanto riguarda la Virtus Francavilla. Ad uscire per lasciare spazio a Spavone sarà Taurino. E atteniamo appunto il primo cambio per la Virtus Francavilla, che potrebbe appunto arrivare a breve, ma il gioco riprende col pallone che è stato restituito dalla formazione di casa, quella brindisina che aveva mandato il pallone in fallo laterale per favorire i soccorsi a De Pace, è rimasto appunto a terra nello scontro precedente sulla linea mediana. Buona giocata di Arrighini, che mette giù il pallone e prova a lanciarlo, però lo lancia direttamente sul petto di Milan, che attende il pressing di Sosa prima di recuperare il pallone con le mani, prova a vedere il posizionamento dei compagni, vede largo Rana sul lato di destra, sbaglia questa volta l'apertura, cerca l'1-2, Lambiase si inserisce, la tiene in campo, deve però arretrare, è chiuso dal raddoppio di marcatura e deve ritornare da De Luca, che può mettere giù la sfera, cercare ordine e ripartire da Allegrini e De Nova. Lungo pallone in avanti, ci sono a terra intanto, c'è il terzo calciatore del Brindisi nel contrasto con Taurino, ci sono le proteste, non so se Alessandro Zazzico riesce a capire di più su cosa
ci sia la protesta, ovviamente il pallone era lontano, non abbiamo visto cosa sia successo. A te Alessandro. Scaramucci in campo, Davide, anche importanti con Taurino, che adesso va a colloquio insieme ad altri calciatori, molti dei quali del Brindisi, con il direttore di gara, perché è rimasto giù proprio un calciatore della fila degli ospiti. Dalla panchina del Brindisi sono balzati in piedi per recriminare qualcosa e infatti adesso stanno continuando a dire: stava girato, è stato colpito, si tratta sempre di De Pace. Io personalmente ero anche girato dal lato opposto per segnalarti che il cambio della Virtus sarà molteplice, perché non entrerà soltanto Spavone, entrerà anche la Tagliata, tanto mi dà tanto al posto di Lambiase. Proseguono però veementi le proteste da parte della panchina del Brindisi, con intanto De Pace che abbandona momentaneamente il terreno di gioco. Fortunatamente per lui si è rialzato senza troppi problemi. E intanto è il momento dei cambi, esce il primo cambio Taurino, che prende il, lascia il posto a Spavone quando siamo al quarto d'ora della ripresa. E poi il secondo cambio, che dovrebbe arrivare fra qualche istante, come dicevamo dovrebbe essere la Tagliata a fare l'ingresso in, in campo, vedremo se sarà così. Dovrebbe essere appunto Lambiase che lascia il posto in campo per l'ingresso di la Tagliata. Cosa cambia nella Virtus, Dennis? Allora, la Tagliata Lambiase ruolo per ruolo, quindi sicuramente ha un terzino più offensivo con la Tagliata, che era più abituato, diciamo, a fare da quinto negli anni passati nel settore giovanile del Francavilla, mentre mi sorprende l'uscita di scena da parte di Taurino, uno delle, insomma, delle stelle del Francavilla. Dentro però Spavone, di cui ti avevo parlato prima, evidentemente possiamo dire anche che Ginestra è soddisfatto del lavoro di Areghini e Sosa davanti e non vuole togliere un calciatore di peso per provare anche a sfruttare qualche palla inattiva. Vediamo in questo momento che potrebbe essere un 4-2-3-1 in questo momento per la Virtus Francavilla, ovviamente con Sosa terminale offensivo dell'attacco francavillese, però vedremo se poi le dinamiche di gioco porteranno anche ad alcune modifiche di posizionamento, ma questi cambi appunto da parte di mister Ginestra. Forse ha visto anche un po' di nervosismo in più in questi primi 15 minuti di ripresa da parte di Taurino, il tecnico francavillese, ha preferito toglierlo dalla mischia. Pallone respinto da De Nova, la mette giù la Virtus che prova a ripartire, non c'è spazio ed è proprio De Nova adesso a scambiare con Allegrini, che ritorna dal numero 4 francavillese, preferisce il lancio lungo davanti. De Pace anticipato, sfera al limite, Arrighini cerca di girare la sfera sul lato sinistra, non c'è lo spazio, credo proprio per il neo entrato Spavone, che viene fermato e quindi prova a ripartire. Auto di sinistra, giù un calciatore della Virtus, tutto regolare, si continua a giocare, il possesso è ancora per i padroni di casa che appoggiano il pallone indietro. Ha sicuramente più fatica a trovare spazio la Virtus in questo momento, anticipato Pinto, prova a ripartire ma è perfetto il recupero di Piccolo, non il passaggio, sfera a girare! Occasione monumentale per Dellino, che ha provato a sfruttare l'azione, sfera per Dellino, la deviazione questa volta miracolosa di Chevers che salva il risultato e manda il pallone in corner. Grande occasione per i Brindisi che adesso prova a essere pericoloso, la bandierina, sfera che passa, la tocca ancora Chevers, il pallone che termina ancora in zona offensiva, folata del Brindisi. Ma che occasione, Dennis! Sì, e questa è una grandissima occasione per il Brindisi. Possiamo dire che Chevers ha riscattato l'errore del primo tempo sul gol, perché ha compiuto davvero una parata dall'importanza di un gol e adesso il Brindisi ha anche con questo episodio riaccende anche quella scintilla per provare a regalarsi il blitz. Fino a qui invece il Francavilla aveva dominato in questo secondo tempo un 18 minuti di possesso nella metà campo avversaria. Poche però occasioni in questa ripresa rispetto ovviamente al primo tempo, pallone messo nel mucchio, Brindisi che rimane in zona offensiva, ci prova anche Arnaiz, questa volta non inquadra lo specchio della porta francavillese, sfera sul fondo e rimessa per la Virtus che è pronta a un nuovo cambio, Alessandro. Sì, pronto un altro cambio, entra Costantino, uscirà Piccolo, quindi cambia il terzino destro la Virtus.
ed entra quindi fra qualche istante Costantino al posto di Piccolo. Non dovrebbe cambiare nulla dal posizionamento della Virtus 2006x2006, e il cambio che poteva ovviamente starsi. Ci sono ancora due cambi, l'esordio di Piccolo che ha avuto luci e ombre ovviamente, ma probabilmente, se devo esprimere il mio parere personale, più luci sinceramente che ombre. Comunque una buona personalità, qualche errore c'è stato, ma al debutto in campo sarebbe stato impensabile qualcosa di diverso per il giovane calciatore classe 2006. Pallone lungo in avanti, Pinto prova a metterla giù, va giù ma non c'è fallo, recupero regolare, prova a ripartire Nunzella che si deve però fermare, chiuso in mezzo a due, c'è l'aggancio di Pinto e c'è il calcio di punizione in favore della Brindisi proprio sotto la nostra postazione. E ora si infiamma anche un po' la gara, perché ovviamente più minuti passano più la pressione e la paura per il risultato si fa alta. Sì, poteva esserci qui, attenzione Davide. Si prova a battere veloce e il Brindisi si è anticipato marcheggiare. No, dicevo, poteva esserci lì il fallo su Pinto, però devo dire un bellissimo confronto tra Pinto e Nunzella sulla fascia. Stanno davvero facendo una grande partita, ma in generale è proprio una partita a scacchi, perché le due squadre non riescono a creare qualcosa di innovativo se non ci sono degli errori. Intanto c'è il cambio del Francavilla, come dicevi giustamente tu, non cambia nulla, ruolo per ruolo, dentro Costantino che di fatto è il titolare sulla fascia destra, prodotto il settore giovanile della Sampdoria da cui è arrivato in prestito, fuori Piccolo che, sono d'accordo con te Davide, promosso. Intanto vado da Alessandro Zanzico perché vediamo movimenti dalla panchina Brindisi. L'impressione è che qualcuno dal campo abbia chiesto la sostituzione. Sì, esatto, ha chiesto il cambio Saverio Dellino, quindi entrerà immediatamente in campo Mokulu. Attendiamo quindi fra poco anche il primo cambio per la Virtus. Pallonata in faccia, pallone che termina sul fondo, calcio d'angolo per il Brindisi che sta rimontando sui tiri dalla bandierina, è arrivata a quota 5 rispetto ai 7 battuti dalla Virtus Francavilla, ma dovrebbe essere prima il momento del cambio. Sì, così è, vediamo tutto pronto sulla linea mediana, dovrebbe uscire Dellino per dare spazio a Mokulu, così è, e questo il cambio scelto da Nicola Ragno che, come dicevi prima tu Dennis, mette centimetri in avanti. Ma sì, anche perché adesso il Brindisi, se vuole continuare a fare una gara di contropiede, è chiaro che ha bisogno di un pochino di forza fisica in avanti. Secondo me è stata una buona partita di Dellino, non si è visto tantissimo nelle occasioni da gol, insomma da questo punto di vista, però il movimento anche per creare varchi per Marcheggiani è stato importante. Adesso entra Mokulu per dare centimetri e magari provare a sfruttare anche questo corner, questo è il motivo per cui Ragno ha accelerato nella sostituzione. Va subito in aria Mokulu, tutto pronto per il calcio d'angolo, ci prova a buttare con la mette al centro, sfera solo sfiorata da Vasquez che termina però sul fondo, nulla di fatto, rimessa in favore della Virtus quando ormai ci stiamo avvicinando a metà della ripresa, siamo vicini al 22esimo minuto, il punteggio è sempre di 1-1, un secondo tempo decisamente diverso, più equilibrato rispetto alla prima frazione, ritmi sicuramente anche più bassi, vedremo se la Virtus riuscirà a trovare il guizzo in avanti e se Brindisi invece riuscirà a sfruttare un inserimento come ci ha provato pochi istanti fa Dellino, trovando l'importante parata da parte di Cevers che è sicuramente una delle occasioni più importanti della ripresa. Prova l'inserimento Pinto, dal limite va giù, calcio di punizione da posizione centrale e sicuramente molto pericolosa Dellino. Sì, sicuramente verrà calciata anche da Marco Nato che ha già preso il pallone e lo sta piazzando. Sì, qui un po' ingenuo secondo me il difensore del Brindisi, perché comunque è vero che stava, sì, esatto, stava allargando il gioco sulla fascia sinistra, quindi non c'era necessità di intervenire così, e questa invece adesso diventa una potenziale occasione da gol per il Francavilla che ha perso Taurino, probabilmente avrebbe calciato lui da quella posizione, o se ci fosse stato Gionai invece molto probabilmente calcerà Marco Nato, che ci sembra insomma anche il tiratore scelto da quello che stiamo vedendo nella posizione. C'è anche Sosa sul pallone che ha già dimostrato di saper battere le punizioni e anche molto bene, ricordo la gara di Matera contro il Gravina, infatti forse tira lui.
Pronto Sosa dalla punizione che finisce sulla barriera proprio sui piedi di Marco Nato, che ci riprova ancora, il pallone deviato, un tocco di mano sicuramente involontario, fa più cenni il direttore di gara di poter proseguire. Il possesso è ancora però della Virtus, che riparte dalla linea difensiva, pallone lungo in avanti, troppo lungo per tutti. Milan fa sua la sfera senza particolari difficoltà quando siamo ormai vicini al 24esimo minuto di questo secondo tempo, che rimane inchiodato sull'1-1, stesso punteggio col quale si è chiusa la prima frazione di gioco. Milan lungo il pallone in avanti, prova a intervenire Moculu che viene però anticipato, sfera larga e termina direttamente in fallo laterale. C'è la deviazione, c'è l'ultimo tocco di un calciatore francavillese, c'è quindi la rimessa laterale in favore della formazione brindisina, con Nunzella che va a recuperare la sfera con le mani ed è pronto a rimettere lungo il pallone in avanti. Non ci arriva nessuno, ci arriva nuovamente Nunzella che prova a rilanciarlo sulla mediana, sfera alzata da De Pace a campanile, Moculu la mette giù, è chiuso in mezzo a due, prova a girarsi, Marco Nato gliela tocca via e poi Allegrini che allarga ancora la sfera dove c'è però poco spazio. Costantino prova a girarsi, non trova la deviazione e il pallone termina in fallo laterale. C'è ancora movimento dalle panchine, a te Alessandro Zanzi. Vede, perché stava ricevendo le ultime indicazioni Momar Diop, quindi potrebbe inserire in campo un altro tassello offensivo qui a breve mister Ciro Ginestra. Da quelle parti c'era anche Giovanni Arrigo, quindi probabilmente potrebbe anche esserci un cambio difensivo. Per quanto riguarda Dellino, ti dico che è uscito un po' acciaccato, crampi alla coscia destra, per lui non dovrebbe comunque trattarsi di nulla di grave. 25esimo minuto, Brindisi ancora in fase offensiva al sesto calcio d'angolo della partita, schema è per Ernaiz che mette la sfera sul secondo palo, poi c'è Rana dall'altra parte che la rimette al centro, raso terra, pallone senza problemi tra le braccia di Cevers, non accelera la ripartenza, qualche mugugno dalla tribuna per questi ritmi decisamente più bassi nella ripresa. Sì, anche se vanno giustificati, Davide, con quello che dicevamo nel primo tempo, cioè che tre partite in una settimana, il caldo che comunque si fa sentire a Francavilla Fontana. Attenzione a Sosa. Sosa entra in area, out di sinistra, c'è l'anticipo di Vasquez, il pallone va sul fondo e sì, e c'è il calcio d'angolo per la Virtus Francavilla. Tante gli corner in questa gara, 8 per la Virtus, 6 per il Brindisi, segno che comunque alla fine le due squadre ci hanno provato, il Brindisi più nella ripresa, Francavilla più nel primo tempo, ma adesso il calcio d'angolo è in favore dei padroni di casa, Brindisi tutto nell'area di rigore. Seguiamo questo corner prima di andare ancora sulla panchina, in mezzo alle panchine, Alessandro Zanzico, fallo in attacco, a te Alessandro. Ricci e Tangorre pronti ad entrare in campo per il Brindisi, stanno adesso ricevendo le ultime indicazioni di mister Nicola Ragno, poi giusto il tempo di spogliarsi della felpa, di spogliarsi della casacca e di indossare la regolare divisa di gioco e saranno della partita. Intanto è rimasto a terra Milan, soccorso dai sanitari della panchina brindisina e gioco quindi ancora fermo. Speriamo ovviamente che non sia niente di grave, probabilmente un colpo al petto nel contrasto precedente per l'estremo difensore brindisino, che soprattutto nel primo tempo è stato sicuramente protagonista di questa gara, Dennis. Assolutamente sì, ricordiamo anche la paratona nel primo tempo da posizione ravvicinata su botta di Pinto. Notavo un piccolo dettaglio che potrebbe essere un fattore, Moculu che gioca molto defilato per andare a prendere posizione su Costantino, che è il calciatore un po' più basso rispetto agli altri quattro della linea difensiva, e infatti tutti i rilanci, immagino anche questo di Milan, saranno diretti verso il numero 9 biancazzurro. Basso e giovane probabilmente anche, sì, per questo motivo, magari provando a sfruttare oltre che centimetri anche un po' di esperienza rispetto al calciatore classe 2006 della Virtus Francavilla. Marco Gianni centrale, il tiro dalla distanza, il pallone termina di poco sul fondo, ci ha provato Marco Gianni.
che oggi ha trovato il suo secondo gol dei tre totali realizzati dal Brindisi fino a questo momento, e adesso è il momento del cambio, doppio cambio per il Brindisi, ma potrebbe esserci anche qualche cambio per la Virtus, Alessandro? Come ti anticipavo prima, entrerà Diop per quanto riguarda la Virtus Francavilla, intanto per quanto riguarda il Brindisi entra Tangorre ed esce De Pace. La lavagnetta luminosa della Virtus l'abbiamo un po' più a portata d'occhio e a portata di mano, quindi possiamo anticipare i cambi. Per quelli del Brindisi invece bisogna attendere, entra Ricci al posto di Ernaiz e vedremo adesso anche chi abbandonerà il terreno. Spazio a Diop, se tanto mi dà tanto, comunque uno tra Righini e Sosa, eccolo, si tratta di Righini. Esce quindi anche Righini per Diop. Questo il quarto cambio per mister Ginestra, tre ne ha battuti la formazione brindisina. Vedremo questo ultimo quarto d'ora cosa ci riserverà. Mette forze fresche e anche qui qualche centimetro in più tecnico Ginestra, mentre mette un giocatore d'ordine come Ricci, Nicola Ragno, sulla linea mediana, mentre toglie l'ammonito De Pace, il tecnico brindisino, per mettere Tangorre anche qui, gestire un po' le energie. De Pace che ne ha consumate davvero tante, in particolare tra la sfida di mercoledì a Martina e quella di oggi. È proprio Diop che tocca il suo primo pallone, scambio a sinistra da parte di Marco Nato che cerca lo spazio, non c'è, il pallone torna proprio sui suoi piedi, De Luca che deve rientrare però perché non ha spazio, e ritorna indietro da De Nova. Francavilla tutto nella metà campo brindisina, ma pochi gli spazi a disposizione, lungo il pallone avanti, sfera deviata di Diop, va giù, tutto regolare, non ci è sembrato onestamente di vedere nulla di più di un contrasto, così è lo stesso pensiero anche del direttore di gara, non ci sono state diciamo neanche proteste da parte dei calciatori francavillesi e Milano ha potuto far suo il pallone nella propria area di rigore. L'impressione, Dennis, che adesso solo un episodio possa far sbloccare la gara in qualunque dei due sensi, perché un po' la paura da parte delle due squadre sembra avere la prevalenza. Pallone messo dentro l'area di rigore, la protegge, guadagna un fallo in zona difensiva la Virtus. Sì, anche perché manca un quarto d'ora alla fine, ogni errore potrebbe essere fatale, quindi adesso subentra anche un pochino di timore per questo rush finale di partita. Attenzione al Francavilla che sta attaccando in area di rigore, poi c'è un fallo in attacco, dicevamo anche sul contatto di poco fa di Hop che evidentemente è caduto da solo, ma non per voler simulare, quanto perché ha perso probabilmente l'equilibrio, tant'è che non ci sono state neppure proteste da parte dei calciatori del Francavilla. Un quarto d'ora alla fine e potrebbe accadere di tutto, Davide, potrebbe non accadere niente, perché come dicevi giustamente tu, adesso c'è anche un pochino paura di perderla, le due squadre stanno un pochino prendendo le contromisure una con l'altra, senza lasciare varchi, senza concedere nulla nella propria metà campo. Superato anche il 31esimo minuto, quindi 14 più recupero al termine della partita. Intanto adesso c'è una doppia decisione, perché il direttore di gara aveva dato il calcio di punizione alla Virtus, mentre l'assistente l'ha dato al Brindisi, ed essendo quest'ultimo quello più vicino all'azione, il direttore di gara ha seguito l'indicazione del primo assistente di gara, il signor Petralin della sezione di Vicenza, secondo assistente il signor Marsanuto della sezione di Portogruaro, mentre a dirigere la gara il signor Scarano della sezione di Seregno. Punizione in zona offensiva per il Brindisi che prova a farsi vedere ancora in avanti, punizione dall'auto di destra, pronto il pallone a essere messo nel mucchio, sfera che passa tutta l'area, c'è la deviazione ed è ancora calcio d'angolo, corner numero 7 in favore della formazione brindisina. Dovrebbe essere il neo entrato Ricci ad andare, no, è Bottalico ad andare sul punto di battuta. Ricci è lì al limite dell'area di rigore insieme a Di Francesco per provare a prendere qualche respinta dal limite. Sfera per Moculu, deviata, Di Francesco ci prova, murato dalla copertura di Diop, pallone che rimane lì, Tangorre la rilancia in avanti, ovviamente più in alleggerimento che in un'idea di impostazione di gioco.
da bordo campo da Alessandro Zanzico. Cosa chiedono i due tecnici per questo finale di gara, Alessandro? La squadra evidentemente non sta riuscendo a replicare in campo le sue indicazioni. Lui chiede di giocare semplice. Attenzione intanto, perché Marconato è caduto su Spavone, che fortunatamente per lui non ha avuto la peggio. E infatti vediamo adesso che si rialza senza problemi, fallo e calcio di punizione in favore della Virtus. Infatti qui vediamo Ginestra che si confronta con la tagliata e Spavone vuole un gioco molto più facile da parte di tutti. Calcio di posizione già battuto dalla Virtus, che prova ad avanzare con De Nova, pallone in avanti, dall'altra parte c'è Costantino che la mette giù, va centralmente superando ma non riuscendo poi a far filtrare la sfera, stesso che però rimane in favore della Virtus, che Pinto prova a guadagnare, poi il pallone centrale per De Luca che va dall'altra parte, cerca il passaggio filtrante per la tagliata che può mettere il pallone al centro, pallone che passa, va controtempo totalmente Pinto, il pallone comunque era lungo per tutti e la sfera sul fondo. Forse ci potrà essere qualche altro cambio, Alessandro. Destra potrebbe giocare quella dell'ex, ossia Winston Cisai, che ha ricevuto adesso le ultime indicazioni. Stanno continuando a scaldarsi sia lui che Mbaglia, a dire il vero, però ci sembra che l'indiziato numero uno per entrare sia il primo. Rinvio per Milan, c'è l'anticipo da parte di Marconato su Mokulu, possesso che torna nei piedi dei calciatori della Virtus, che come abbiamo detto ha ancora un cambio a disposizione che dovrebbe essere appunto quello di Cisai. Vedremo invece se Nicola Ragno usufruirà degli ultimi due cambi ancora a disposizione in questo finale. C'è un errore da parte di Allegrini, pallone troppo corto, è riuscito comunque De Luca a proteggere la sfera, ma il Brindisi adesso la recupera e prova a ripartire. Tanti errori adesso in particolare sulla linea mediana da parte di entrambe le formazioni. Come dicevamo prima, adesso la pressione anche del risultato a tutti i costi si sta facendo sentire, Dennis. Sì, tanti errori anche della Virtus, banali in fase di impostazione. Ricordiamo che oggi manca Lanzolla accanto ad Allegrini, che forma la coppia centrale titolare, che non è solo muscoli ma anche tanto cervello, perché l'azione spesso del Francavilla parte dai loro piedi. Oggi al posto di Lanzolla c'è De Nova e Allegrini abbiamo visto che ogni tanto non riusciva a trovare quell'intesa che invece ha, ovviamente, perché ha giocato quasi tutte le partite con Lanzolla. Da questo punto di vista forse la Virtus oggi sta pagando un pochino. Se poi ci mettiamo anche che manca buona volontà, che di solito è il playmaker a centrocampo, insomma Virtus sta facendo un po' di difficoltà a impostare il gioco, però in questo momento io credo tra virgolette stiano saltando anche un pochino gli schemi, si sta provando il tutto per tutto. E intanto seguiamo questa protezione di palla da parte di Pinto, che subisce fallo, e quindi noi approfittiamo per andare a bordo campo da Alessandro Zanzico. Intanto ti confermo il cambio, entra Winston Cisai, ad uscire sarà Marconato. E poi ti dico anche che poco fa mister Ginestra ha chiesto di costruire la manovra maggiormente a sinistra, dove ci sono due giocatori freschi, ossia Spavone e la tagliata. Ragno questa cosa l'ha capita subito e ha immediatamente catechizzato Di Francesco. Pallone centrale per Allegrini, scambia ancora con De Nova, piccoli passi, prova ad avanzare la Virtus, pallone lungo per tutti, respinge però la difesa brindisina, pallone che Rana rilancia lungo in avanti senza pensarci troppo. Sera che rimane però sul rettangolo di gioco, riesce a proteggere bene e a rilanciare ancora lungo la Virtus. Come dicevamo, adesso si ragiona meno e si cerca più il pallone davanti nel tentativo di vedere se la qualità dei calciatori possa a trovare l'imbucata vincente. Possiamo dire, Davide, che ha perso un pochino anche in avanti la Virtus con le uscite di Taurino e Darrighini, sta facendo anche un pochino di difficoltà adesso a manovrare l'azione lì in avanti. Brindisi invece che sta cercando di sfruttare molto la fisicità di Mokulu, perché è il più fresco e soprattutto ci sembra anche entrato abbastanza bene in partita, e ci sono i cambi.
E c'è proprio il cambio di Cisai per la formazione francavillese, come anticipato da Alessandro Zanzico in panchina. Esce Marco Nato per dargli lo spazio in campo. Cisai, che è l'ex di turno per la formazione di casa, mentre come dicevamo per il Brindisi l'ex Francavilla è ovviamente Leonardo Nunzella. Calcio di punizione già battuto in maniera però errata. Adesso, come dicevamo prima, la lucidità sembra essere davvero bassa da parte di entrambe le formazioni. Sì, sì, infatti paradossalmente sembra quasi che le squadre si stiano accontentando, ma di fatto io non credo che ci sia una delle due squadre in questo momento che possa accontentarsi del pareggio. Il Brindisi per il discorso penalizzazione, il Francavilla perché magari arriva da due sconfitte consecutive e non può permettersi di perdere ulteriore terreno da eventualmente Nocerino e Casarano, che in questo momento si stanno affrontando. Pronto Cevers, che rilancia subito in avanti per evitare pericoli di Hop di testa indietro. C'è lo spazio per Pinto che va giù dall'intervento di Rana, che è regolare. Prova Nunzella a centrare il pallone per Marcheggiani, che viene però anticipato. Pallone largo a sinistra, cerca con ordine di avanzare provando a ragionare la Virtus, ma questa volta è il pressing altissimo da parte della formazione brindisina, che cerca di togliere lucidità alla formazione avversaria cercando anche qualche errore, come in questo caso il pressing alto porta Cevers a non fidarsi del tocco, mandando la sfera in fallo laterale, quindi permettendo al Brindisi di rimanere in zona offensiva quando stiamo per entrare negli ultimi 5 minuti di questa gara, più eventuale recupero che sicuramente ci sarà e crediamo anche consistente, senza particolari eccessi per quello che è successo in questa ripresa. Pallone centrale corto, il pallone di Allegrini, riesce comunque a spazzarla alla Virtus, sta alla larga, prova Pinto ad andare, c'è anche Diop in appoggio, c'è però l'anticipo di Vasquez e la rimessa laterale favore della Virtus. Costantino vicino per Allegrini, prova ad accelerare in questi ultimi minuti la formazione di casa, non c'è spazio centralmente, ancora Allegrini che si allarga a destra, cerca lo spazio per il cross che taglia l'aria, prova ad inseguirlo Spavone che riesce a tenerlo in campo, prova a rientrare per il cross, pallone dentro la rigore, ci prova Diop, sfera praticamente smorzata che termina sul fondo. C'è movimento sulla panchina brindisina, Alessandro Zanzico. Lucchese fra poco farà l'ingresso in campo, vedremo se al posto di Bottalico, probabilmente perché è l'unico over sulla linea mediana, escludiamo ovviamente Ricci che è entrato pochi minuti fa, che potrebbe lasciare il rettangolo di gioco in questo finale. Il tentativo pochi istanti di Diop, che ha mandato abbondantemente però il pallone sul fondo, è stato un timido tentativo da parte della Virtus che, come dicevamo, in questa ripresa ha creato davvero molto poco per cercare di far sua l'intera posta in palio, ma è possesso ancora Virtus, sfera larga a sinistra, Spavone prova lo spazio per il cross, va centrale, poi l'intervento irregolare da parte di Tangor e ancora un calcio di punizione dal limite per la Virtus. Sì, questo ci sembra insomma abbastanza netto. Davide, ci sono anche due ex in campo, perché oltre a Nunzella è entrato in campo Cisai nel corso di questo secondo tempo. Cisai che, ricordiamo, ex Brindisi, uno degli artefici della promozione in Serie C, e quest'estate il passaggio prima all'Enna e poi al Francavilla, un calciatore che Montervino ha voluto fortemente fin dalle prime battute di mercato e che adesso insomma affronta il suo passato. Se devo dire anche l'opinione su come stanno prendendo questo pareggio di due allenatori, io credo che Seragno aspettava delle... vabbè, magari ne parliamo dopo il calcio di punizione. Fu
punizione Virtus, vede qualche regolarità il direttore di gara che va dentro l'area di rigore per richiamare l'attenzione dei calciatori. C'è giù un calciatore però della Virtus, si avvicina il direttore di gara, c'è tensione in questo momento l'area di rigore brindisina, intanto deve essere Spavone a calciare il calcio di punizione, anche se non è più sul punto di battuta perché anche lui dentro l'area di rigore. Il direttore di gara richiama all'ordine, dovrebbe essere nuovamente tranquilla la situazione, ma probabilmente bisognerà riposizionare la barriera. Una ammonizione per parte, dovrebbe essere stato proprio Sosa a ricevere il cartellino giallo, il secondo per la Virtus, insieme al neo entrato Tangorre per la formazione brindisina, quando stiamo per entrare negli ultimi due minuti di questa sfida. Più recupero, è pronto Spavone sul punto di battuta, cerca il tiro verso la porta, Milan trova la respinta e prova a ripartire il contropiede Brindisi che non riesce a ripartire. Bottalico chiede il pallone, dovrebbe essere adesso il momento della sostituzione per Lucchese, arriva la segnalazione dell'assistente, sì, dovrebbe essere così, vediamo se sarà proprio Bottalico a cambiare. Credo di sì, perché si sta già dirigendo verso la mediana. Vediamo però la segnalazione da parte della panchina brindisina. No, è Marcheggiani a uscire dal rettangolo di gioco e quindi rafforza la linea mediana il Brindisi. A te Alessandro. Sì Davide, le indicazioni di mister Ragno sono: avvisa Momo affinché lui faccia la punta centrale, sotto punta invece vuole Ricci, ed in questo modo Lucchese andrà ad agire da mediano praticamente, quindi cambia leggermente l'assetto il Brindisi con il proprio numero 9, ossia Mokulu, che va a fare la punta vera e propria. Intanto ovviamente attendiamo i segnali di recupero, Alessandro, perché siamo ormai al 44esimo, qualche istante e avremo anche la percezione di quanto si giocherà oltre il 90esimo. Pallone in avanti, ci sta in anticipo, la mette giù De Luca che prova a mettere ordine, cambiando dall'altra parte, c'è lo spazio, il pallone lungo in avanti per Diop che si allarga, cerca la deviazione, pallone debole bloccato da Milan, probabilmente poteva fare di più di Diop in questa circostanza, ma due interventi comunque decisi anche nella posizione, questo e nella parata prima da parte di Milan. Sì, questa è una grossissima occasione, qui Diop poteva fare meglio, però è inspiegabile anche come il Brindisi lasci queste praterie per gli attaccanti del Francavilla molto bravi ad attaccare la profondità, quindi diciamo errori da una parte ma errore anche dall'altra. Abbondante il recupero, ce lo conferma Alessandro Zanzico. Sì Davide, saranno 6 i minuti di extra time concessi dal direttore di gara. 6 minuti di recupero ufficializzati proprio in quest'estate, si giocherà ancora per volta, ancora Diop che allarga il gioco, non si è inteso con Sosa, sfera che lentamente termina sul fondo, sarà rimessa in favore della formazione brindisina che non ha fretta ovviamente di accelerare la ripresa del gioco. Il Francavilla che ci ha provato negli ultimi istanti con i due tentativi di Diop, poi il tentativo anche di Spavone, entrambi hanno trovato Milan pronto all'intervento. Lungo il pallone per tutti, non ci arriva Mokulu, la rimessa laterale per Costantino che appoggia indietro, la sfera per Allegrini che ovviamente lascerà lungo il pallone in avanti, non c'è tempo per ragionare per le due formazioni, c'è la chiusura di Vasquez, ci sai, non ha spazio per aprire e lo fa Allegrini, poi Diop allarga ancora auto di destra, c'è la girata, non c'è lo spazio per il tiro, pallone che passa, esce poi Milan che evita che la sfera termini sul fondo e mantiene il pallone, è andato via già il primo minuto di recupero dei 6 concessi dal direttore di gara. Ovviamente non ci sarà lucidità in questi ultimissimi secondi di gara, l'abbiamo vista poca in questa ripresa, oggettivamente la Virtus proverà a rilanciare in avanti, il Brindisi proverà a ripartire. Sì, sì, e adesso ora più che mai forse anche è stata una partita dispendiosa sia da un punto di vista fisico che mentale secondo me, perché oggi bisognava dare delle risposte e insomma credo che anche i calciatori in campo l'abbiano sentita parecchio questa partita.
assolutamente con una Virtus che dobbiamo dire ha fatto un primo tempo di grandissima personalità e un Brindisi che invece ha reagito a grande compattezza soprattutto nella ripresa. Milano trattiene il pallone, sfera che rimane lì, c'è carica sul portiere biancazzurro, gioco fermo, calcio di punizione per il Brindisi, probabilmente possiamo leggerla così fino al pareggio. Forse un po' anche se con qualche minuto in meno come Casarano, una Virtus che ha avuto comunque il pallino del gioco, tante opportunità, poi il pareggio del Brindisi ha dato sicurezza ai brindisini, ma forse ha fatto riemergere anche tanta paura sulla Virtus. Sì, questa sarà soprattutto una domanda da porre poi a Ciro Ginestra anche nel dopogara, se nella parte finale di questa, nel secondo tempo c'era più la paura magari di perdere piuttosto che di provare a vincere, di osare qualcosina in più. Secondo me si aspettava il tecnico della Virtus anche qualcosina in più da chi è entrato in corsa, a differenza invece in casa Brindisi chi è entrato si è comportato abbastanza bene. Ecco perché prima dicevo, secondo me Ragno se aspettava delle risposte oggi può essere secondo me soddisfatto, perché comunque è venuta su un campo, il suo Brindisi su un campo difficile come quello di Francavilla e al momento sta comunque provando a strappare un punto importante. Virtus Francavilla che nel primo tempo ha creato una marea di occasioni come è suo solito, è mancata quel pizzico di lucidità, quella concretezza sotto porta. È pronto il pallone lungo verso l'area di rigore brindisina, perché abbiamo superato la metà del recupero, 3 minuti e mezzo oltre il 90esimo, prova di Oppo, poi si sai, pallone che rimane lì, c'è la copertura, c'è il fallo in attacco e c'è il calcio di punizione in favore della formazione brindisina, resta giù Rana. Ovviamente il Brindisi adesso gioca anche con il cronometro per cercare di portare a casa un pareggio che sarebbe il terzo consecutivo, simulerebbe la prima vittoria brindisina perché sarebbero 3 punti complessivi confermati e il peso sicuramente più alto è quello della Virtus che dopo 2 sconfitte consecutive cercava proprio tra le mura amiche il ritorno alla vittoria. Ci sono poco meno di 2 minuti ancora da giocare e vedremo se ci sarà la forza per creare qualche altro pericolo. Milan pronto a rilanciare lungo, lunghissimo il pallone per Mokulu che non interviene, sfera che passa, la riesce a recuperarla con i piedi di Chevers che avanza per rilanciare lungo il pallone davanti per Diop, sfera per Munsella che viene però anticipato, ancora Diop indietro la sfera per Cizai che si allarga, sull'alto di destra c'è Costantino, ancora la sovrapposizione, sfera deviata, pallone in fallo laterale, prova gli ultimi assalti la Virtus Francavilla perché siamo al 95esimo, ultimi 60 secondi di gioco di questa sfida. Ci sai, la colpisce in maniera imprecisa di spalla alla porta mandando la sfera direttamente sul fondo, nulla di fatto, senza fretta Milan si prepara al rinvio per questi ultimi 40 secondi ancora da giocare tra Virtus Francavilla e Brindisi. È tolto ovviamente qualche clamorosa novità, difficilmente vedremo ulteriori azioni da rete da parte delle due squadre. C'è la munizione intanto per Milano. Sì, questa è anche un'occasione persa per il Francavilla perché di fatto è finita 0-0 tra Nogerini e Casarano, di fatto non cambia nulla nelle parti alte della classifica, però è un'occasione persa per provare a rosicchiare punti sulle due squadre. Ultimi secondi di gara, rimessa laterale per il Brindisi, vediamo se ci sarà tempo, il direttore di gara ha il fischietto in bocca e quindi dopo la rimessa in gioco potrebbe arrivare il triplice fischio finale della gara, un punto che moralmente più che per la classifica è sicuramente alto per il Brindisi, non per la Virtus che adesso subisce anche qualche fischio da parte del pubblico di casa. Dicevi tu Dennis, non cambia nulla in avanti, probabilmente cambia poco anche nella parte bassa per il Brindisi, ma è un risultato di carattere per la formazione brindisina. Il Francavilla dovrà sicuramente recriminare per le tante occasioni sprecate nel primo tempo, però poi nella ripresa davvero troppo poco. Sì, e credo sia questa la rabbia soprattutto di Ginestra, perché la sua Virtus continua a creare una marea di occasioni ma ha capitalizzato poco, non oggi ma nelle ultime 3 partite e insomma il punto negli ultimi 270 minuti conquistato giustamente ha fatto
un pochino sorgere il naso ai tifosi del Francavilla, però ripetiamo, è una Virtus che fino a una settimana fa le aveva vinte praticamente tutte. In una settimana non si passa dall'essere fenomeni a brocchi, come ha detto Ginestra. Allo stesso tempo sono d'accordo con te quando dici che è un punto di carattere quello del Brindisi, ecco perché prima dicevo che secondo me Ragno può essere abbastanza soddisfatto di questo pareggio su un campo molto molto difficile. E domenica prossima il Brindisi ospiterà il Fasano in uno scontro diretto allo stadio Franco Fanuzzi, mentre la Virtus Francavilla sarà impegnata a Martina in un'altra sfida impegnativa. Il Brindisi va verso gli spogliatoi, la Virtus verso la curva che attende l'arrivo dei propri giocatori, che ovviamente stanno richiamando la squadra per ovviamente chiedere risposte dopo questi tre risultati che moralmente pesano, ma che, come dicevamo prima, cambiano però poco nella parte alta della classifica e nelle potenzialità di lotta al primato della formazione francavillese. Il Brindisi conquista un altro punto che, come dicevamo prima, soprattutto per la prestazione di carattere della ripresa, dà risposte importanti e positive. Io ringrazio Alessandro Zanzico che ha curato per noi il bordocampo della sfida. Ringrazio anche Salvatore Gorgone delle riprese, ringrazio anche Dennis Magri che ha curato con me la cronaca della gara. Un saluto finale anche da Davide Cucinelli. La linea può tornare definitivamente alla regia centrale. Tutto questo è Rating Off.